Prego, potete prendere posizione. Controlliamo il numero legale, votazione aperta. Chiudo. Presenti 28, votanti 28, favorevoli 28, il Consiglio approva. Grazie. Sì, numero legale. Cantone Eleonora, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, noi ci siamo consultati in questo intervallo e abbiamo deciso di rinviare la mozione per affrontare delle ulteriori consultazioni, d'accordo con il Presidente della Commissione Bilancio, Pier Giuseppe Cagetti, e valutare un parere o comunque un'altra soluzione. Grazie. Grazie consigliera Cantoni, quindi ritiriamo, togliamo il documento, magari cerchiamo di riportarlo nel Consiglio Comunale che presumibilmente si svolgerà il venerdì 28 di questo mese, se no rischieremo di portarlo poi fino al prossimo anno, a gennaio. Bene, passiamo al punto centrale del Consiglio Comunale. Com'è? Abbiamo rinviato solamente la mozione, quella sulle cooperative. Ci sarà un passaggio all'interno delle commissioni, poi lo riporterete in Consiglio Comunale. Come la cosa è talmente delicata e importante che è giusto appunto che si trovi comunque, faccia una mediazione tra maggioranza e minoranza per poter arrivare alla votazione all'unanimità, perché è una tematica importante e sarebbe assurdo rompere su questi argomenti. Il prossimo documento è appunto relativo alle linee programmatiche di mandato 2018-2023 che discuteremo dopo la relazione del sindaco Francesco Persiani e poi si metteranno in votazione. Prego sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Stasera siamo qui per presentare e votare le linee programmatiche che consistono in un documento previsto dall'articolo 46,3 del TUEL e articolo 22 dello statuto del Comune di Massa, che contiene gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative, nonché l'elenco delle opere pubbliche che si intende finanziare durante il corso del mandato iniziato all'indomani delle elezioni di giugno. Esse sono la declinazione particolareggiata del programma elettorale con cui la coalizione copresieduto si è presentata al cospetto dei cittadini, in fase di campagna elettorale che oggi assume una nuova forma più tecnica e più specifica, diventando il faro del nostro agire politico amministrativo per i prossimi 5 anni. Il documento si apre partendo da degli assiomi imprescindibili, riassumibili in poche importanti parole: lavoro, comunità, dignità, vivibilità, decoro, sicurezza, turismo e futuro. Sono termini importanti e, passatemi il termine, anche pesanti, ma se abbiamo chiesto ai cittadini di cambiare, di certo non potevamo evitare di prendere di petto e senza paura i temi scottanti che per decenni sono rimasti insoluti. Ho deciso di predisporre le linee programmatiche divise in base alle deleghe che ho attribuito agli assessori, in maniera tale che sia sempre individuabile dal cittadino chi dovrà fare cosa. Su questo principio mi preme fare un breve passaggio per ringraziare tutti i partiti di maggioranza e gli assessori per il contributo fattivo di idee e di proposte concrete che ci siamo scambiati per mesi e che con queste linee programmatiche trovano la giusta consacrazione. Sono sicuro che tutti voi abbiate già letto queste 30 pagine abbondanti, quindi enuncerò solamente alcune
misure, riservando di rispondere eventualmente successivamente a delle domande, eventuali domande. Partiamo subito per quanto attiene al turismo. È nostra intenzione recuperare le colonie, favorendo pertanto la riqualificazione di un'intera area del nostro litorale, valorizzazione del turismo montano mediante anche la stipula di accordi con il Parco delle Alpi Apuane, promozione dell'offerta turistica in fiere internazionali, calendario, eventi che coinvolgano tutto il territorio. Accanto al turismo, il nostro tessuto economico-sociale si deve sviluppare anche mediante le attività produttive ed il lavoro. Sul tema lavoro, siamo già partiti con il tavolo istituzionale che ha portato con sé la richiesta di area di crisi complessa, la cui domanda sta per essere completata dagli uffici della Regione, hanno promesso proprio in questa settimana. La cui domanda dichiaro che favoriremo l'insediamento di nuove realtà produttive mediante l'uso di sgravi ed incentivi. Massa, a livello produttivo, si divide principalmente in tre tronconi: la costa, la zona industriale e il centro storico. La costa dovrà trovare una maggiore intesa tra le associazioni di categoria in modo che, attraverso accordi organici multisettoriali, si possano migliorare i servizi resi al turista, con conseguente rilancio delle attività locali anche collaterali all'accoglienza. La zona industriale sarà oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione a fine di ottenere fondi e defiscalizzazioni da parte della Regione e dello Stato centrale. L'obiettivo è quello di rendere attraenti e appetibili a nuovi investitori diversi lotti di terreno e capannoni oggi inutilizzati per ricreare una filiera di posti di lavoro industriali. Il centro storico a vocazione commerciale dovrà trovare un valore aggiunto grazie al volano turistico costiero. Anche in questo caso le agevolazioni fiscali dovranno essere rivolte in particolar modo all'imprenditoria giovanile per combattere la disoccupazione. I mercati settimanali verranno ubicati in zone meno contrastanti con le esigenze dei centri cittadini ed in posizioni che garantiscono decoro, sicurezza e concorrenza leale tra i vari venditori ambulanti. Capitolo sicurezza. Nostra ferrea intenzione è quella di rimettere in sesto il corpo di vigili urbani, di ridare al territorio uno smarrito senso di sicurezza. In particolar modo i punti salienti sono: aumento significativo degli agenti di polizia municipale in linea con il dato nazionale che definisce il rapporto cittadini, pubblica polizia municipale nelle città capoluogo e città turistica, quale è MAS. Aumento degli agenti con qualifica di ufficiale. Raggiungimento di un livello minimo di agenti di polizia municipale stagionali. Istituzione di un turno notturno della polizia municipale. Aumento del numero di telecamere di videosorveglianza su tutto il territorio. Spostamento del comando della polizia municipale nel centro della città. Istituzione di presidi fissi nel centro di Marina di Massa in zona Partaci. Tolleranza zero contro accattonaggio, bivacchi, schiamazzi e venditori abusivi mediante una pianificazione di interventi specifici. Mobilità. Parto immediatamente dicendo che la città necessita di una manutenzione continuativa del manto stradale e dei marciapiedi. E questo mi pare pacifico, dato che le nostre strade sono pressoché abbandonate da anni. Altro capitolo importante è quello che ha come oggetto la variante Aurelia, affrontando la questione del flusso di mezzi, soprattutto pesanti, che ancora oggi attraversano i quartieri centrali della città, mediante la progettazione di competenza del Comune e la realizzazione in sinergia con ANAS della variante, cosiddetta variante Aurelia. Un'opera strategica attesa ormai da troppo tempo e che potrà dare respiro sotto il profilo dei flussi di traffico e della qualità ambientale al cuore della città e a località come Turano. Revisione del piano della sosta, con la realizzazione di parcheggi a sosta temporanea, utili per lo svolgimento di commissioni personali o lavorative di breve durata, in modo che venga garantita una maggiore circolarità del parcheggio. Inizieremo un tavolo di confronto con i residenti e gli operatori economici sull'attuale zona a traffico limitato del centro storico, in modo da renderla più efficace e rispondente ai rispettivi interessi, anche attraverso un'eventuale rimodulazione degli orari e degli accessi alla stessa. Da ultimo, ma non certo per meno importanza, Piazza della Stazione diventerà il nuovo capolinea degli autobus, liberando via Europa. Lavori pubblici. Una delle priorità è la sicurezza degli edifici scolastici di nostra competenza, palestre comprese. Altro punto critico lasciatoci dalle precedenti amministrazioni.
Tra i luoghi oggetto di intervento di recupero e riqualificazione vi segnalo il mercato delle Iare, l'acquedotto del Candia. Avevo scritto anche Palazzo Bourdillon, ma mi sembra ormai che su questo nome ci sia speso anche troppe parole. Vediamo, non promettiamo nulla, ma se potremo ce la faremo anche con Palazzo Bourdillon. Certo, sarebbe una bellissima cosa. Una particolare attenzione sarà altresì dedicata al recupero delle strutture sportive presenti nel tessuto cittadino, e qui non posso che citare il rifacimento, anche ai fini della riqualificazione energetica, della vasca interna e della copertura di quelle esterne, dell'attuale struttura della piscina comunale e il rifacimento dell'attuale struttura dello stadio comunale di Massa, attraverso forme di partenariato pubblico-privato che permettano la riqualificazione dell'intera zona in prospettiva della nascita di una cittadella dello sport, formata dal palazzetto, stadio e campo scuola. Semplice il concetto legato alla fragilità del nostro territorio. Continuare a perseverare senza sosta con tutti gli interventi necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico del nostro reticolo, rafforzando la collaborazione da questo ente a tutte le associazioni di volontariato. Politiche sociali. Un unico obiettivo: rimettere la persona al centro di tutto, standogli accanto nei momenti di disagio mediante azioni mirate. Dalla persona alla famiglia, tra le varie misure vi comunico che potenzieremo il lavoro in rete degli assistenti sociali nel territorio ed implementeremo tutti i percorsi di inclusione sociale esistenti, senza dimenticarci anche degli anziani. Per ciò che concerne la nostra attenzione al mondo della disabilità, nel documento troverete tra le tante la volontà di eliminazione delle barriere architettoniche e l'impegno, tra l'altro già iniziato, di istituire la consulta comunale per la disabilità, che avrà il compito, per la tematica di competenza, di supportarci e consigliarci. Politiche per la casa. È già in cantiere la creazione di progetti di gruppo appartamento. Questa parità di costi sono ritenuti una soluzione migliore rispetto alla residenza alberghiera, soprattutto in una realtà dove purtroppo le situazioni di emergenza si sono cronicizzate. In un secondo momento si procederà alla ricerca di immobili del patrimonio comunale dove ripetere il progetto Le Tortore, perfezionandolo per renderlo più vivibile. Sul fronte delle case popolari verrà richiesto all'ente gestore di dare contezza degli immobili liberi sul territorio per poter meglio destinare le risorse immobiliari a disposizione in maniera più efficiente. L'amministrazione sente come proprio obbligo fare quanto è possibile per accelerare il compimento del progetto per la costruzione di un nuovo edificio in via Pisacane, edificio che da tempo presenta criticità. Parliamo adesso di istruzione. Anche qui vi riporto solamente alcune misure previste dall'atto di discussione di stasera. Presenza in ogni scuola del sostegno pedagogico e psicologico al fine di promuovere il benessere degli alunni, insegnanti, genitori e l'integrazione. Ricognizione degli arredi scolastici per un loro migliore utilizzo in relazione alla popolazione scolastica presente nei vari istituti plessi. Realizzazione di un piano per individuare al meglio i percorsi e le fermate del servizio del trasporto scolastico, l'ampliamento del coinvolgimento organizzato del terzo settore e dal volontariato per progettazione e attività specifiche, vedi ad esempio un doposcuola ludico didattico. Il rafforzamento del rapporto con il distaccamento universitario presente sul territorio per favorire e sollecitare contributi in progetti, idee e buone pratiche che possono essere messi a disposizione della scuola. Attività culturali saranno oggetto di una programmazione strategica tale da coinvolgere il più possibile l'intero tessuto sociale in tutte le sue componenti, cittadini, associazioni private di categoria, onlus, imprese. Le iniziative di carattere prevalentemente popolare di quartiere svolgeranno una funzione complementare rispetto ai grandi eventi, garantendo la diversificazione delle istanze culturali e la socializzazione tra i residenti di sensibilità multicontenuto. Auspichiamo e ci impegneremo affinché le attività di programmazione degli eventi patrocinati dal Comune siano oggetto di apposita regolamentazione volta a disciplinare, in primis ed in armonia con il regolamento di concessione dei contributi già adottato dal Comune, tempi, modalità e procedure di raccolta delle iniziative provenienti dal tessuto sociale. I criteri di valutazione delle domande pervenute al fine di realizzare una programmazione delle attività culturali in grado di valorizzare le iniziative di maggior contenuto, di razionalizzare le risorse a disposizione e di promuovere la conoscenza del territorio comunale anche nelle sue articolazioni di quartiere.
La Biblioteca Civica, assieme al Teatro Guglielmi, in quanto centri nevralgici di aggregazione e cultura situati nel centro cittadino, saranno implementate con la collaborazione dell'associazionismo e del volontariato, le aperture domenicali e festive in favore delle famiglie, dei giovani, più in generale di tutti i concittadini che non hanno la possibilità di frequentare la biblioteca tutti i giorni della settimana. In quest'ottica l'amministrazione si impegna all'apertura durante il periodo estivo di una sede distaccata dalla biblioteca civica più vicina alla costa e numerosi turisti. Decoro. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in tema dell'individuazione di eventuali violazioni del regolamento, all'assegnazione un termine da parte dell'ente per l'eliminazione del comportamento dannoso e all'invio della segnalazione agli appositi organi di polizia municipale, l'attività amministrativa sarà finalizzata al riempiego delle risorse provenienti dall'applicazione del regolamento in opere migliorative del decoro cittadino e costiero. Inserimento nel bilancio del Comune di apposito capitolo di entrata ed uscita relativo alle sanzioni eventualmente applicate in esecuzione del regolamento stesso e riempiego delle risorse derivanti dall'applicazione del regolamento alla cura del decoro urbano. Per quanto concerne le pari opportunità, vi segnalo, l'ufficio monitorerà altresì con funzioni di supporto lo sviluppo di centri antiviolenza e della casa rifugio nel tentativo di ampliare i servizi di assistenza forniti alle donne vittime di violenza. L'attività amministrativa inoltre nel tentativo di supportare la cosiddetta seconda accoglienza promuoverà iniziative volte a facilitare l'ingresso delle donne vittime di violenza nel mondo del lavoro e il loro reinserimento nella realtà cittadina, ritenendo che la formazione e l'indipendenza economica lavorativa della donna siano il perno sul quale sviluppare il processo di reintegrazione della stessa nel tessuto sociale e tentare l'abbattimento delle diversità e delle discriminazioni. Dopo la conclusione dell'iter del regolamento urbanistico, abbiamo in cantiere la variante delle casette, l'adozione dei piani attuativi del regolamento urbanistico promossi dagli interessati e valutati positivamente. Abbiamo già cominciato, lo sapete tutti, l'iter che porterà all'adozione del nuovo regolamento degli agrimarmiferi e la revisione della tassazione del marmo. A ciò aggiungo che adotteremo anche i piani attuativi di bacino che sono già in corso di predisposizione. In tema di ambiente, troverete in linea programmatica la volontà di aderire alla Banca Nazionale delle Terre Agricole, cercando quindi di rendere appetibili i terreni incolti. Faremo pressione affinché si acceleri il percorso di bonifica del territorio e favoriremo il ripopolamento faunistico delle nostre splendide montagne. Ovviamente questo è stato semplicemente un breve excursus, non ha per ragioni anche di tempo, non posso leggere tutte le linee programmatiche, ma le diamo sicuramente per lette. E quindi ho cercato di dare un percorso tratti salienti in maniera più rapida possibile, ma che desse anche un po' la sensazione di un programma che vuole essere comunque anche un programma esaustivo e anche ambizioso. Vorrei chiudere con una puntualizzazione, che non ha in realtà una nota polemica, ma insomma tanto è un passaggio che credo che si convenga in queste circostanze. Che sui quotidiani ho letto che queste linee programmatiche sono state definite vaghe e non strategiche. Però mi permetto di rammentare a voi, a me stesso, che le linee approvate dalla precedente amministrazione, nelle linee programmatiche non vi era una, e dico una, misura concreta, ma dagli stessi partiti che ora sicuramente criticheranno le nostre, furono approvate ed elogiate. Nella vita riteniamo che ci voglia un po' di coerenza e sotto questo profilo credo che le linee programmatiche che presentiamo questa sera siano quasi nella totalità, rappresentino la quasi totalità i programmi elettorali che la coalizione ha proposto in sede di campagna elettorale. Programma elettorale e quindi di conseguenza linee programmatiche che sono già state approvate dalla maggioranza degli elettori. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Ora lascio la parola ai consiglieri. Si apre il dibattito. Avete 7 minuti a disposizione. Prego.
Lascio la parola al consigliere Menchini Paolo. Grazie Presidente. Dunque, io non parlerei di linee programmatiche vuote, vaghe, quanto ho avuto l'impressione leggendola, facendo un po' una metafora, come posso dire, sportiva, che se il record del mondo di salto in alto è 2,5 metri, questa amministrazione ha messo l'asticella a 3 metri. Siamo andati ben oltre forse quello che sono, come posso dire, degli obiettivi reali, concreti di questo territorio, ma comunque ci state mettendo la faccia, quindi avete messo nero su bianco quali saranno i vostri obiettivi. Il tempo ci dirà chi ha ragione e chi ha torto. Io comunque qualche considerazione la volevo fare un po' sulle competenze, insomma, maturate in questo periodo all'interno delle commissioni di cui faccio parte, e inizio proprio dal turismo, che è una delle prime voci. Io qui trovo un po' un errore cronico di questo territorio quando si parla di turismo, perché lo si affronta e si cerca un po' di compiacere il fatto che in quel di massa il turismo deve essere eterogeneo, mentre forse una pecca è proprio quella di cercare un'identità turistica di questo comune, e io di nuovo qua non la vedo. Infatti quando vado a leggere la lista delle cose da fare intorno a questa tematica, c'è di tutto e di più. C'è il recupero o la riqualificazione praticamente di tutte le piazze della Marina e della Montagna. Il recupero delle colonie, il recupero del Lungo Pisa. Si arriva addirittura a parlare di un restyling completo del lungomare. Forse abbiamo cognizione di causa di quanto è lungo il lungomare. E ancora si finisce, si fa per dire, con un aumento della qualità della pulizia del mare. Non so, ci voleva qualcosa anche proprio di miracoloso a completare, no, questa lista degli obiettivi dell'amministrazione. Noi come Movimento 5 Stelle, ad esempio, quando abbiamo approcciato il tema del turismo, innanzitutto ci siamo posti una meta, un obiettivo, che era quello di destagionalizzarlo, quindi di mettere in campo tutta una serie di opere che potessero portare turisti anche al di fuori di quei 3 benedetti mesi estivi che abbiamo. E in questo senso noi abbiamo legato ad esempio il turismo allo sport. È stata una scelta, però l'abbiamo fatta, abbiamo dato un indirizzo e gli abbiamo dato una matrice, perché per noi sport voleva dire ad esempio recuperare tutta la parte montana con gli sport appunto che si possono praticare da quelle parti, mountain bike, trekking, alpinismo, deltapiano, fino anche all'equitazione, diciamo. Oppure per quanto riguarda la marina, avevamo l'obiettivo, ci siamo posti una cosa da fare, non 3.000, cioè era quella ad esempio di avviare una beach arena, e in quella beach arena fare tutta una serie di attività sportive che poi sono appunto il volley anziché il soccer, insomma il pallone eccetera, che normalmente si possono fare ad esempio un campo, ma si possono fare anche al mare, e questo sarebbe stato secondo noi una possibile attrattiva. Riguardo alla sicurezza, di nuovo io qua ci vedo una mancanza un po' di organicità, e soprattutto vedo la mancanza di un piano della sicurezza. Ad esempio, questo un po' mi ha sconcertato, è sparito il vigile di quartiere, che pure mi pareva che questa maggioranza in qualche maniera avesse accolto, nonostante insomma il batticbeco che c'è stato in aula quando questa proposta è stata portata da un componente della minoranza. Non vedo nulla della sicurezza partecipata, che di nuovo era un tema che era stato addirittura portato in commissione, quindi il controllo di vicinato non lo trovo nelle linee programmatiche. E soprattutto manca una parte, che è quella culturale, perché sennò diventiamo veramente più che uno stato di polizia, un comune di polizia, cioè quello dei progetti volti all'educazione della legalità. Si parla di lotta alla prostituzione, ci si accontenta, si fa per dire, di toglierla dalla strada, ma non è che nascondendo i problemi sotto un tappeto li abbiamo risolti. La prostituzione è in mano, è un dato di fatto, alla criminalità organizzata, un racket. La prostituzione va combattuta tutta, non solo quella che si vede. C'è un passaggio che ho faticato, cioè, l'ho voluto persino leggere 2 volte, quando all'interno delle linee della sicurezza si dice che non si vuole aprire nuove moschee. Faccio fatica a capirlo questo passaggio, perché collocato lì? Perché noi qui stiamo facendo una cosa molto pericolosa, stiamo sdoganando il fatto che una religione possa essere
pericolosa, perché altrimenti non riesco a capire il senso di collocarla all'interno della sicurezza. Poi manca, ad esempio, un passaggio che per noi era importante, che avevamo messo nel programma, che potremmo definirla come la polizia mineraria, cioè una parte dei cosiddetti della cosiddetta polizia municipale specializzata nel controllo delle cave. E quindi qua arrivo al tema dell'ambiente. C'è un bellissimo passaggio dove si dice, quando riguarda l'ambiente, che l'obiettivo di questa amministrazione è non distruggere l'ambiente. Poi più avanti, a bilancio, patrimonio, società partecipate, c'è un input per aprire nuove cave. Ora qualcuno mi deve spiegare, ma in maniera molto franca e sincera, se per voi una cava non è distruzione di ambiente. Poi le attività umane che distruggono l'ambiente sono tante, ma se vogliamo partire da quell'assunto che questa amministrazione non vuole distruggere l'ambiente, non può contestualmente dire non portiamo avanti le cave che già ci sono, apriamone di nuove. Ma mi sembra, sindaco, che ho visto qualche giorno fa la sua foto sul giornale, che è andato a visitare le cave, eppure quelle grosse, enormi caverne all'interno dei monti, ne avrà preso coscienza di cosa voglia dire, no? Cavare una cava più che coltivarla. A fine settembre ho presentato una mozione in cui chiedevo che questa amministrazione aderisse all'osservatorio dei prezzi, ancora che facesse in fretta per la realizzazione del regolamento, che non era una richiesta tanto per, è stata bocciata quella mozione. Uno dei motivi era che, ad esempio, il regolamento sarebbe arrivato in 4.48 quasi pronto in commissione, non l'abbiamo ancora visto, quindi ora confidiamo nei primi mesi dell'anno. Ma perché questa forza, questo vigore nel chiedere un regolamento cave? Semplicemente perché, ad esempio, noi ci approcciamo adesso andare a chiedere un aumento della tassazione, come giusto che sia. Dategli ancora un minuto. Ok, e quindi vado a chiudere. Un rimprovero non tanto per la parte burocratica, ma per il fatto proprio che noi andiamo a fare una tassazione dove una parte è in regola con le leggi regionali. Quindi abbiamo un canone concessorio che, così come viene detto dalla legge, sarà fatto per quantità, qualità e tonnellata. E una parte no. Una parte ancora andiamo a usare questo canone eufiteutico di ben 2 centesimi a metro quadrato, che dovrà necessariamente andrà a contraddire l'altra parte. Ma soprattutto, e chiudo davvero, io vi voglio mettere in guardia su una cosa. Il costo delle cave, del materiale lapidio, così come abbiamo visto, flutta. Ad esempio avevamo la cava Rocchetta, che ha un bellissimo calacatta che costa 1.800 euro la tonnellata in blocchi squadrati, ma se sono informi costa solamente 100 euro. Capite la differenza, che sono 1.700 euro la tonnellata? Ecco a cosa serve, ad esempio, un controllo in cava. In quella direzione, a cercare di ottimizzare quello che è un patrimonio naturale e che davvero entri, per quanto riguarda la tassazione, nelle tasche dei massesi. Grazie Menchini Paolo. Proseguiamo col dibattito. Se nessuno si prenota, metto in votazione. Mencarelli Luana, prego. Grazie Presidente. Io, in merito alle linee programmatiche, avrei prima di tutto delle domande, perché se ci pensiamo bene è persino paradossale discutere le linee programmatiche, perché ovviamente una maggioranza ha vinto le elezioni e quindi scrive le sue linee programmatiche in base al programma che aveva portato avanti, quindi discuterlo è quasi paradossale. Però avrei delle domande per capire meglio quello che è stato scritto. Il tempo è un po' tiranno, però allora, prima di tutto siamo ben contenti dell'aumento della polizia municipale, direi che era ora, visto lo stato in cui versa questo corpo. Però mi chiedo se avete già anche un piano di copertura, perché arrivare da quel misero corpo che abbiamo ora, 112 unità, è un bel salto.
E poi sempre nello stesso capitolo, per esempio, una cosa che mi preoccupa è l'intensificazione dei controlli in locali ad alto rischio criminalità. Quindi voi avete contezza che noi abbiamo locali in cui c'è presente questo rischio forte di criminalità. Vorrei sapere, ecco, se quanti sono e a quanto siamo esposti a questo rischio. Il divieto di apertura delle moschee, l'ha già detto lui, scorro così come vengono, per cui sono in ordine sparso. Per quanto riguarda la variante Aurelia, io già in commissione avevo esposto la mia contrarietà, ma quello che mi colpisce, che ripeto, al di là la vediamo diversamente, però quello che mi colpisce è la motivazione, dare respiro sotto il profilo del traffico e della qualità ambientale a due parti della città, senza pensare minimamente a chi poi si accollerebbe il passaggio di quella variante, che se voi andate a vedere il progetto passa dalla stazione, che è un punto del nostro territorio che è già stato vessato altamente. Basterebbe andare a vedere le percentuali di morte per cancro. Io non so se voi sapete, ma i freni dei treni erano in amianto, per cui pensate a cosa sono stati sottoposti i residenti di quella zona, e poi ci aggiungete anche tutto il resto a cui sono esposti. Tranquillamente, per salvaguardare e donare la qualità, la togliamo ancora di più a quella zona. Cioè, questa cosa mi fa male la motivazione. Comunque, poi, per quanto riguarda le politiche della casa, mi stupisce che in questo concetto di sicurezza, controlli estremi quasi su tutto, divieti che si infilano da tutte le parti, ecco, non ci sia nelle linee programmatiche la lotta ai furbetti. Cioè, perché noi sappiamo che se andiamo, le realtà hanno sempre testimoniato questo, che con un approfondito controllo, quindi meriterebbe farlo anche nel nostro territorio, magari potremmo andare a scoprire chi occupa la casa popolare senza più averne requisiti. Ma questa sarebbe una cosa grave, perché leverebbe di fatto la disponibilità a chi ne ha meritato diritto. Però qui non si fa cenno a questa cosa, per cui è una domanda che vi faccio: come mai? Per quanto riguarda la lotta alle dipendenze, si parla solo della ludopatia, come se le altre dipendenze non segnassero pesantemente il nostro territorio. Poi, quando si parla del bilancio, giustamente dite che l'occupazione è il principale comburente per dare impulso al motore dell'economia, e fin qui chi è che può dire niente? Però dire che le scelte che saranno fatte saranno volte non solo al mantenimento degli attuali posti di lavoro, che per carità nessuno è contro i posti di lavoro, ma senza aggiungere il parametro della tutela ambientale, mi fa paura, perché noi molti anni fa, tutti noi, questo territorio, sulla base di questa affermazione ci siamo sopportati la Farmoplant, perché il ricatto era quello, il ricatto occupazionale. Tutti sapevano che si produceva veleni, però il ricatto occupazionale da parte della politica e dei sindacati ci ha portato a dove siamo arrivati. Abbiamo ancora un'eredità pesantissima, un territorio massacrato e gente che muore di cancro come fosse un'epidemia, non più una patologia che ci colpisce. Poi, reti ambiente, per esempio, non si fa accenno sulle intenzioni dell'amministrazione. Si dice che è una società pubblico-privata, ma non si chiarisce qual è la posizione dell'amministrazione, favorevole o contraria all'ingresso del socio pubblico. Mi avrebbe tranquillizzato molto a leggerlo. Poi, quando si fa riferimento al potenziamento della raccolta differenziata, non si parla di porta a porta.
anche se si dice che è necessario un incremento occupazionale, se lo mettiamo insieme alle dichiarazioni di Porzano, che anche se l'altro giorno ha detto che abbiamo capito male, sul giornale era riportato un virgolettato che diceva no porta a porta, aumento della differenziata con i cassonetti. E anche qui quindi sarebbe opportuno chiarire quali sono le intenzioni. Nel capitolo trasparenza amministrativa e partecipazione, ecco, qui si parla solo di una partecipazione di privati ai procedimenti amministrativi. Niente si dice della possibilità che possano avere i cittadini ad una partecipazione democratica, perché si fa un elenco che riguarda più la trasparenza, perché sono tutti momenti procedurali quando le decisioni sono già state prese, per cui invece a priori lasciamogli ancora il tempo di concludere, prego. Quindi del coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita dell'amministrazione, ma prima che vengano prese decisioni, non si fa riferimento. Quando si parla del forum giovani e si dice che ed è importante, perché nessuno può negare quanto io abbia aiutato nella stesura di questa cosa e l'abbiamo votato favorevolmente, però quando si dice che sarà un consigliere comunale che avrà la funzione di raccordo, ecco, questo a parte che non so chi sarà, però non trovo giusto che possa essere o di maggioranza o di minoranza, perché renderebbe il forum politicizzato, a mio avviso, per cui sarebbe stato più giusto prevedere la presenza in questo raccordo di entrambi le posizioni. Questo ve lo salto. E poi comunque vado a concludere, perché quello che mi dispiace è che nelle linee programmatiche quindi manchi un riferimento preciso e categorico alla tutela dell'ambiente. Si parla di impegnarsi a far sì che le bonifiche siano effettuate, ma non si dice niente in merito a ciò che questa amministrazione vorrà fare per tutelarlo l'ambiente, cioè, perché non basterà bonificarlo. Quando e se verrà bonificato, quando grazie a Dio noi ci dovessimo trovare di fronte a un territorio sanificato, ecco, lì è importante la presenza di un'amministrazione che all'ambiente ci crede, alla tutela dell'ambiente. Bene, grazie. Consigliere Alberti Stefano può prendere la parola, prego. Grazie Presidente. Io ho letto, chiaramente ho contribuito alla stesura di quel documento che il mio partito ha dato alla stampa, quindi anch'io farò una parte garbata e quindi tolgo la parola garbata e dico che queste linee programmatiche sono la continuazione della campagna elettorale. Insomma, si fa un ulteriore step, ma è sempre molto di narrazione e molto discorsivo quello che voi presentate a questo Consiglio Comunale. Infatti non si delineano poche cose, non ci sono obiettivi, non ci sono scelte, non ci sono priorità, non si capisce quali sono anche le priorità della spesa corrente, i tempi e le risorse. Quindi chiaramente non lo giudico un contenitore vuoto, perché alcuni passaggi possono essere anche condivisi, però diciamo la cornice programmatica è molto ma molto debole. Infatti il sindaco l'ha letta in pochissimi minuti, molto probabilmente l'ha resa asciutta, ma si legge in pochissimi minuti. Le questioni sono tante, ma mi concentro su tre punti fondamentali che avete dichiarato che sono capisaldi. Una è la questione della sicurezza, qualche sottolineatura l'ha già fatto il mio collega del Movimento 5 Stelle. Vedete, io farei una riflessione pensando che siamo prossimi a Natale, quindi direte è una cosa scontata, ma il Natale porta dietro, oltre le festività, è anche una questione di sicurezza che noi abbiamo purtroppo in parte subita qualche anno fa, e pensare che l'unico problema a massa siano i parcheggiatori abusivi, insomma, veramente, veramente è una cosa grande, insomma, sì, sì.
e quindi come se fossimo andati sulle pagine nazionali, non per i fatti tragici accaduti a Natale, né tantomeno come abbiamo visto negli ultimi tempi per infiltrazioni mafiose. Qui si è dato un senso di serenità sulle questioni che riguardano quella criminalità che non si vede, che è sotto traccia, che è carsica, non si vede, si è dato, però si alimenta invece da un punto di vista di superficie quelli che sono gli elementi pericolosissimi che non rendono la città tranquilla. Quindi i parcheggiatori abusivi è un soggetto che pone grandi pericoli alla nostra città. Poi l'ha già detto, le moschee, ma se ci sono le moschee, luoghi culturali che fanno attività di culto, e quindi a me non mi dispiacerebbe se sono regolati, ma ci dite quali sono, quindi faccio anche delle domande, ma ci dite quali sono e cosa preoccupano, diteci quali sono i centri culturali che fanno attività di culto e le moschee se sono arrivati dei progetti, fermo restando che io sono per la libertà assoluta, restando nelle regole, per la libertà assoluta religiosa. Ma vedete, il tema della sicurezza è un tema che unisce da una parte e che divide molto dall'altra, perché io sono d'accordo che ci vogliano più presenze delle forze dell'ordine, sono d'accordo che servono azioni di contrasto visibili a quelle azioni di illegalità e cosiddetti reati urbani, sono d'accordo che vanno fatti rispettare i regolamenti e rispetto delle norme che regolano la società. Siamo d'accordo su questo, però non ci possiamo limitare solamente a una questione securitaria e basta. Se non si mette insieme alla parola sicurezza la parola cultura, la parola sicurezza partecipata, ci divide questo, insomma, da un punto di vista culturale. È una divisione netta su come si approcciano le questioni sicuritarie nella nostra città. Quindi, dicevo, si silenzia quelli che sono sotto traccia e ne abbiamo avuto insomma contezza nei giornali, ci sono state paginate e paginate. Io ho chiesto anche la possibilità di fare un consiglio allargato, non mi è stato risposto, insomma si lasciano le questioni lì dove sono. Vedete, io penso che cultura e anche far partecipare il Comune ad individuare quelle che sono la politica della sicurezza è un passo avanti decisivo, perché se noi pensiamo solo di rispondere in una maniera che va bene, sicuritaria, e non si risponde da un punto di vista sociale, culturale, noi si fa passi indietro, tutti, poi io penso tutti si fanno. Faccio alcuni esempi di quelli che secondo me, c'è un bando delle periferie, qui non si dice niente sul bando delle periferie, è rimasto, sì, insomma non è che insomma sono stati prodotti in questo Consiglio Comunale documenti che sollecitano il governo ad andare avanti, perché ho visto un bellissimo articolo sul giornale che parlava delle case popolari e quindi le risposte che si danno a molte famiglie indigenti della nostra città, e si cita l'ex mattatoio, che sono soldi dei precedenti governi, ci mette 500.000 euro l'EP, il Comune prende atto, poi insomma si è avviato l'iter. Via Bisacane, si dice che finalmente si dà via ai lavori, ma non si dice le risorse da dove vengono, non è che è una primogenitura, ma tutti i soggetti si mettono insieme, perché sennò sembra che solo una parte sia interessata a questo bisogno e a concludere un iter purtroppo lunghissimo. Ma 2.250.000 euro ce li mette la regione, è che ce li mette qualcun altro, ce li mette la regione. E la parte 2.250.000 ce li mette la regione. Quindi, per quello privato chiaramente stiamo aspettando il piano delle periferie attraverso la casa dei bozzi del prezzo, speriamo che, ma è tutto in capo a questo governo, se no forse si era già partiti anche quell'altro che riguardava i 18 proprietari, perché se ne fa solo una parte rimane scoperta per adesso, e anche qui volevo sapere se siamo arrivati a una convenzione con questi 18 privati, se no anche qui si sta facendo molta evidenza su cose che sono scontate e su cose che non si fanno.
Poi volevo sapere, a proposito delle case popolari, perché so che... Se ha bisogno le lasciamo un minuto, consigliere Alberti. Sì, molto probabilmente potete anche cambiare le leggi regionali, perché avete inserito nel capitolo delle case popolari che, se fosse opportuno, cioè, si sollecita il passaggio di proprietà. È regolato da una legge, è regolato da una legge sia la vendita delle case popolari, una legge regionale, quindi il comune non può fare niente in questo caso, sia il come si ridistribuiscono e quindi come vengono reinvestite queste risorse. Quindi magari, ecco, decidete magari all'ode cosa volete fare, perché c'è una legge regionale, non penso potete andare sopra le leggi regionali. Poi ci sono altri capitoli che riguardano il turismo, e anche qui tutti i discorsi, ma un passaggio lo voglio dire. Sul turismo, al di là che si dice, insomma, il nostro territorio è raggiungibile in pochi minuti, abbiamo montagne, colline, pianura, ma veramente anche qui che azioni mettete in campo non si capisce, a parte i discorsi, perché non ci sono riferimenti a fare sistema. Grazie, 30 secondi. Così va bene, evito. Va bene. Agli ambiti turistici regionali, a rapporto con le destinazioni a noi vicine, non solo la Versilia, ma anche la Toscana, e soprattutto a internet. Non fate nessun riferimento a internet sul turismo, quando è, insomma, lo strumento principe anche per promuovere la nostra realtà e promuovere il turismo. Grazie Alberti. La parola al consigliere Incoronato. Grazie Presidente. La mia prima osservazione che mi sento di fare è che ci troviamo di fronte a un documento in cui c'è un lungo elenco di cose da fare, ma nessuna indicazione di priorità, di come fare e con quale risorsa. La seconda che sottolinea la caratteristica del nostro territorio turistico-industriale, senza poi dire come si intende operare. Ma andiamo in ordine. Anche noi riteniamo che la mancanza di lavoro sia uno dei grandi problemi del nostro territorio, ma dopo aver detto questo è necessario darci degli obiettivi. Ci aspettavamo che l'amministrazione dicesse quale azione intende intraprendere, chiamando in causa anche il governo regionale e quello nazionale. Tutto dipende naturalmente, la buona volontà dei comuni non può risolvere tutti questi problemi. Per noi va riproposta una nostra zona, come la nostra zona va riproposta come area di crisi complessa, e questo naturalmente serve e servirebbe ad acquisire naturalmente tutte quelle risorse che occorrono per le aree di crisi. Nelle mani dell'amministrazione ci sta un'azione di sollecitazione, di richiesta, di soluzione, ma vi possono essere anche situazioni politiche messe direttamente in atto dal comune, opere pubbliche che insieme risolvono vecchi problemi della città, ma nello stesso tempo può coinvolgere il tessuto economico del nostro territorio. Con questo documento ci troviamo di fronte a tanti buoni propositi, ma se non viene anche detto come si risolvono, naturalmente il tutto non è credibile. Presidente, sento di vociare in sala. Per favore al pubblico, troppo brusio. Grazie. Grazie. Da noi. Ragione. La seconda priorità, noi riteniamo che il nostro territorio è la messa in sicurezza idraulica del territorio. Vanno indicati gli interventi e le risorse e i tempi, ma mentre nella città si discute del progetto presentato dalla Regione, della messa in sicurezza del frigito, l'amministrazione non ne fa parola. Cioè verranno dei muri alti e distruggeranno completamente tutto quello che è il turismo a Marina. È importante intervenire sul tema dell'erosione, ma sicuramente non leggiamo nessuna azione, nessuna proposta che faccia capire come procedere. Vi era un progetto a carico della precedente autorità portuale per il rifacimento del lavello in avanti. Che cosa facciamo? Andiamo avanti? Cosa dice il Comune di Massa sui progetti del porto di Marina di Carrara?
vogliono, sapete, prendere l'arena dalla Viareggio e portarla qui. Quindi questo creando ovviamente dei disagi per il trasporto e per quant'altro. E come va avanti il discorso del porto di Marina di Carrara? Che mi sembra che sia uno dei fautori, cioè l'allungamento, il pennello fatto, sia uno dei fautori dell'erosione che noi subiamo tutti i giorni e tutti i momenti. Non se ne fa parola. Apprezziamo invece la volontà della variante Aurelia. Lei naturalmente, signor Sindaco, sa che le risorse sono presso l'ANAS, sono lì, vanno solo prese. È necessario però definire un progetto definitivo. Il preliminare è già stato fatto. Nel bilancio del 2018 erano state collegate le risorse per indire il bando. Ci aspettiamo che questo si faccia urgentemente e faccia urgentemente lavorare gli uffici in questa direzione. Apprezziamo anche la scelta per il nuovo distretto sociosanitario. Sono 5 anni che reclamiamo questo importante servizio. L'amministrazione Pucci lo aveva disegnato nell'area della stazione, anche per riorganizzare l'area dei parcheggi, i capolini, la città. La urgenza ha bisogno, ma anche qua non possiamo sapere dalla lettura delle linee programmatiche lei che cosa intende fare. E speriamo che tutto ciò venga e quando sarà fatto sarà coinvolto la popolazione con almeno un tema di partecipazione. Apprezziamo la volontà di restituire alla città il Palazzo Bruttiglione e fare una sede di museo civico, sottolineando l'ampliamento della biblioteca. Apprezziamo la scelta di voler recuperare l'area del Pomerio Ducale come nuovo parco, ma anche qui sono soltanto delle tracce, non riusciamo a capire i tempi, le risorse che metterà a disposizione. Apprezziamo anche la scelta di voler spostare il mercato settimanale, ma non sappiamo dove e nemmeno quando. Quindi sono tutti elenchi. Vi è un solo punto del programma che è puntuale e che è sicurezza e polizia urbana, tolleranza zero, accattonaggio, bivacchi, ora non faccio l'elenco perché naturalmente mi porta via del tempo, e la chiusura dei centri di culto, ma anche quelli cattolici o solo le moschee? Perché i centri di culto sono anche quelli cattolici. A noi sta molto a cuore la sicurezza dei cittadini, però vorremmo capire un po' meglio la maggior presenza delle forze dell'ordine sul territorio, una risposta alternativa agli abitanti dei campi rom, un coinvolgimento degli operatori commerciali rispetto al decoro urbano, le telecamere e le funzioni che dovranno svolgere. Ci colpisce in questo elenco, e non dite una parola, sugli abusi edilizi. Non sappiamo niente, che cosa intendete fare? A parte il fatto della situazione del presidente Porzano che dichiara alcune cose, i giornali hanno sbagliato, però hanno riportato ancora questa dichiarazione che si vuole ritornare ai cassonetti, a meno che non dicono delle sciocchezze i giornali, però questo chiaramente non lo dovete chiarire voi. Non si parla del personale che in questo comune andrà in pensione, i dirigenti, le sostituzioni, le professionalità, non si dice niente, non troviamo niente. Vorremmo capire, abbiamo invece un progetto per quanto riguarda... Consigliere, si avvii verso conclusione, grazie. Prego? Si avvii verso conclusione. Ah, è già finito? La conclusione. Allora, ti lasciamo qualche secondo, prego, concluda. Minuto allora, e mezzo, come a tutti. 30 secondi. No, minuto e mezzo, ha dato a tutti. A lei di meno. Ah, bravo. ASMA viene definito un soggetto che distribuisce entrate del comune sotto forma di reddito erogato da oltre 100 maestranze ad oggi presenti. Noi pensavamo invece che fosse una società per la raccolta dei rifiuti assieme al CERMEC. Forse ci siamo sbagliati. Beh, allora se devo proprio finire voglio fare un piccolo richiamo a quella che è la partecipazione. Noi ci auspichiamo che non vi chiudiate nel vostro recinto. Non vogliate discutere con la città le scelte che operate e che vogliate fare, come durante il Consiglio Comunale dei Parcheggi di Via Massa Venza, relativa agli mezzi pesanti. Quella popolazione non si merita una così aggressione di traffico, rumore e smog. In ogni caso, l'unica cosa certa è questa, è che saranno installati i bancomat
della città, vale a dire gli autovelox. Grazie consigliere, ha terminato il suo tempo. Il tempo a disposizione è finito. La parola al consigliere Amorese, Alessandro. Ancora 5 secondi. È raccomandato al sindaco, non possiamo fare altrimenti, prego. Posso? Dicevo, l'installazione dell'autovelox sono i bancomat delle amministrazioni, però sappiate che non risolvono i problemi, mettono semplicemente le mani in tasca alla gente, magari involontariamente, che in quel momento è passato 5 minuti sotto la macchinetta. Grazie. Però concludo dicendo una cosa. Citate naturalmente mi ha fatto saltare un pezzo, però Presidente, parlate della colonia Ugo Piso, ma non citate l'accordo con la provincia per fare nella parte interna del convitto, almeno questo era l'accordo, non lo citate. Citate Villa Rarinchiostro come luogo di valorizzazione, però non si sa se la volete acquistare oppure no. Vi informo che è privata e penso non la vogliono vendere. Quindi, indipendentemente da tutto, Villa Massoni. E quindi, secondo me, queste linee programmatiche sono esclusivamente. Avremmo voluto un libro dei sogni. Grazie, consigliere. Tanto le ricordo che lo ricordo a tutti i cittadini, che durante le vacanze natalizie sarà possibile in determinati orari acquistare, fare degli acquisti in centro città senza pagare il parcheggio. Mi sembra che questa sia una grande novità nel merito di quello che lei stava dicendo. Prego, consigliera Morese. Grazie, buonasera. Ieri era una giornata abbastanza uggiosa, nonostante questo i miei bambini non si addormentavano. È un problema per chi ne ha 2, 3, come il sottoscritto. E quindi l'ho provate tutte, dalle classiche favole, siamo arrivati a, perché sono a volte anche un po' perverso, poverini, sono arrivato a leggerli le linee programmatiche della precedente amministrazione. E quindi evidentemente ci sono riuscito, perché alla quarta, quinta pagina il primo, il secondo e il terzo si sono addormentati. Al risveglio mi hanno specificato che hanno avuto parecchi incubi, ma d'altra parte importante era il risultato, cioè affinché dormissero. E visto che ho letto sulla stampa locale un puntuale intervento, mi sembra, del Partito Democratico, che accusa di pressapochismo, eccetera, eccetera, cito, ma così è, ma veramente a flash per non dare troppa importanza al passato, cito 2 o 3 passaggi perché secondo me meritano, come chicche storiche, affinché rimangano a verbale. Subito si va a specificare il contrario, insomma, di quello che ci viene detto, perché si dice subito, no? Appare più opportuno indicare una serie di principi e di azioni perseguibili adottando come ispirazione generale quella di una città più bella e possibile, fondata sull'idea di comunità, della rete di interrelazioni, eccetera. Dico questo perché all'inizio si dice che queste linee programmatiche sono volutamente snelle, non avrebbe senso scrivere pagine e pagine di ipotesi progettuali, eccetera. Quindi alla faccia, diciamo così, della volontà pressapochista. Ma poi andiamo nel concreto e poi parlo del presente e del futuro. Però è importante, insomma, perché viene anche spontaneo, uno legge un articolo del genere, andiamoci a leggere, insomma, cosa hanno prodotto loro, perché evidentemente ne vale la pena anche magari per correggerci, no? nel futuro prossimo. Allora, per esempio, si parla di welfare locale, no? Ho chiesto prima, ma proprio come scrupolo, all'assessore Zanti, no? Se veramente tutte queste cose noi le ereditiamo già e quindi praticamente sul sociale possiamo anche sederci e non fare nulla. Penso che, alla Fondazione Casa, tanto per citare una cosa che non mi risulta, nonostante sia messa in neretto, non mi risulta sia stata istituita, avrebbe dovuto contribuire a risolvere i problemi di quella fascia di popolazione che non rientra nelle graduatorie per alloggi popolari, ma che ha significative difficoltà in termini di reddito. Arriviamo al lapideo, giustamente si parla tanto di lapideo, e
si fa un cenno importante all'ennesima cosa che non è stata fatta nella qualificare l'attività estrattiva in un'ottica di filiera favorita anche dall'adozione di un marchio. Si va a parlare di turismo, giustamente. Il turismo ha fatto benissimo la nostra amministrazione a metterlo come primo punto dopo le idee generali di città, e andiamo a leggerci l'incubo dei miei figli. È indispensabile poi una grande attenzione ai fondi europei e alle iniziative giovanili, due ambiti tra loro profondamente legati. Addirittura Marina di Massa, fa riferimento a Marina di Massa. Vi giuro che non credevo che il Partito Democratico conoscesse quella zona. La zona pedonale a Marina di Massa deve essere organizzata in modo funzionale e stabile, è un piccolo ma indispensabile aiuto per tutte le attività commerciali, però deve essere chiaro che non si tratta di uno spazio da poter impegnare come si vuole. E poi si parla addirittura di decoro. Questo per... no, ci sono altre due o tre chicche che secondo me vanno assolutamente citate, perché si parla addirittura di valorizzazione della montagna. Sarà doveroso agire con concretezza. Sono 31 pagine, ma chiudo con la cultura, perché sarà uno dei miei pallini, ma insomma si parla di arrivare ad avere un vero e proprio centro culturale della città di Massa. E quando si parla addirittura del Castello Malaspina, rilanciarlo, e mi pare che sia avvenuto il contrario. Sono solo alcuni esempi di due mondi diversi, per fortuna, due realtà diverse, due idee di città diverse. Noi all'accusa di pressapochismo rispondiamo con in realtà il contrario per quanto mi riguarda, anzi, se veramente la prima volta che ho letto questo documento ho detto cavolo quanto dettaglio, semmai mi sono anche detto insomma non basteranno 5 anni per fare tutto ciò. E per esempio un tema secondo me essenziale che forse qualcuno ha sfiorato è quello della sanità. Io capisco che alcuni temi centrosinistra non voglia sfiorarli, ma insomma sulla sanità il nostro sindaco, oltre a metterci la testa e la faccia, queste righe sono da fotocopiare e attaccare in tutta la città, perché quello che noi abbiamo ereditato è il contrario di quello che è scritto nelle linee programmatiche 2013-2018, dove lì addirittura si parla di sviluppo della sanità intermedia, eccetera. E ci credo che noi dobbiamo arrivare a scrivere che dovremmo realizzare un nuovo distretto sociosanitario, perché la cosiddetta, sono tre ambulatori in croce, cosiddetta casa della salute, voglio dire, è una roba che fa appunto evidentemente il piacere di qualche dottore, ma non può essere considerata uno sviluppo della sanità intermedia, un evitare che si vada in continuazione al pronto soccorso per qualsiasi cosa. Sulla sicurezza, tanto consigliere Menchini, noi abbiamo votato contro il vigile di quartiere, perché bisogna ricordarci che l'immenso ordine del giorno sembrava che il vigile di quartiere fosse la panacea di tutti i mali, ma così non era. Per esempio i lavori pubblici, io credo che se c'è un aspetto da sottolineare in questo documento è che molte cose sono già state iniziate. Cioè, se io vado a vedere il passato, non sono neanche state mai prese in considerazione, sono rimaste natura morta, sono praticamente state stracciate dopo pochi mesi. E allora noi alcuni... Sì, le diamo ancora 10 minuti, consigliere. No. La prossima volta. Chiudo con una battuta allora, proprio perché invece, l'ho appena detto, molte delle cose che sono scritte qua dentro sono già in atto. Penso alla cultura, penso se noi andiamo a leggerci il programma di gennaio, febbraio e marzo degli eventi culturali, lo dico anche perché minimamente ho aiutato l'assessore Lama a costruirne un pezzettino, noi abbiamo fatto proposto più in quei 3 mesi lì che negli ultimi 10 anni di centrosinistra. E chiudo con i lavori pubblici, l'ho detto, abbattuta ma non troppo, ultimamente vedo della gente, incontro delle persone, anziani soprattutto, che sono quelli diciamo più affezionati per motivi di tempo a guardare i cantieri, no?
è così, e mi dicono: ma gli anni elezioni prossimamente? Io ho detto: no, perché? Ma no, perché ci sono tutti questi lavori in corso. Grazie Morese. La parola a Carioli Gabriele, prego. Grazie Presidente, io non volevo intervenire, però siccome il collega Morese mi ha stimolato, perché pensavo di essere a discutere le linee di mandato del sindaco Persiani, invece ci troviamo a discutere sulle linee di mandato del professor Volpi. Ora, Alessandro, te ti dimentichi qualche passaggio, cioè se ora è 6 mesi che ci siete, finalmente la luna di miele è finita, sindaco. Adesso da domani anche noi potremo dire: ma ci siete voi, cosa avete fatto? Perché tanto tutti i lavori che sono in essere sono ereditati dalla precedente amministrazione, nulla di nuovo. Quindi dopo tante dichiarazioni, quindi dopo 6 mesi non sono bastati per redigere delle linee di mandate corpose, snelle, 31 pagine come quelle precedenti, quindi male se... Non so se c'è un copia e incolla. Siamo preoccupati per massa, signor sindaco, perché nonostante la storica ed epocale vittoria del centrodestra a massa, noi, per mano vostra naturalmente, per mano della Lega, per mano del centrodestra, ma anche per mano di alcuni signori del centrosinistra che hanno votato voi per il cambiamento, siamo davanti alla mancanza totale di idee strategiche per la nostra città. E a nostro avviso questo potrebbe portare in una ancora più regressione della nostra città. Perché? Perché assieme alle politiche nazionali che stanno frustando l'economia e la ripresa, ciò che si propone per massa dal centrodestra è quantomeno lacunoso e parziale. Il programma appare tutto schiacciato sul presente, senza alcuno slancio strategico e di progettualità di medio e lungo periodo. L'azione, i progetti di carattere più strategico sono quelli ereditati e in corso di realizzazione, come la pista ciclabile che citate. Una nota positiva è il, ho letto qui su recupero delle strutture produttive, la progettazione incentiva lo sviluppo dell'aeroporto. Però intanto si parte da quello che avete in essere. Il sindaco in apertura ha detto che non saprà se riuscirà a portare a termine la realizzazione del Palazzo Bourguignon come ampliamento della biblioteca, come noi avevamo previsto nelle nostre linee programmatiche e, ahimè, purtroppo non linee di mandato. Manca completamente un'analisi del contesto regionale, dello sviluppo dell'area costiera come traino non solo della nostra città, ma dell'intera Toscana, perché vede, signor sindaco, la scorsa non so se la scorsa settimana o qualche giorno fa a Piombino c'era una riunione per la riqualificazione, per il ripascimento della costa, e il comune di Massa non c'era. Ahimè, e qui si cita recupero del litoraneo, eccetera, eccetera. Nessun accenno alla cooperazione con i comuni limitrofi sui servizi e sulle politiche attive. Insomma, un documento che è stato assemblato in modo disomogeneo, sembrano prese più da più parti schede di DUP da parte di qualche dirigente, e talvolta contraddittorio, di progetti dalla vista molto corto, sicuramente un programma adatto giusto appunto ai 6 mesi di governo e non ai 5 anni. Sull'occupazione non si dice nulla, quali saranno le priorità, non si menziona il consorzio ZIA, ruolo, quale ruolo deve avere per l'amministrazione tale strumento. Niente sul settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, niente sul recupero delle periferie, niente sulla memoria condivisa, sulla promozione dei valori costituzionali e della resistenza, niente sulla lotta delle discriminazioni subite sulla base del colore della pelle, della religione e dell'orientamento sessuale, niente sul fatto che i conti del comune di Massa siano in ordine, perché qui sembra tutto normale, tutto perfetto, tutto No, è passato prima, come si chiamava, quelli che portavano via tutto e poi dopo male, però state andando avanti da 6 mesi senza avere problemi economici. Come mai? Siete tutti dei fenomeni. Aspettiamo di conoscere quale sarà davvero il nuovo ciclo dei rifiuti attraverso potenzialmente la raccolta differenziata, perché come citavano alcuni, prima si parla di un ritorno ai cassonetti. Qui si parla anche che è necessario un incremento occupazionale.
Non troviamo come dire, alcune menzioni sul fatto che qui si assume per la sicurezza pubblica, che sembra di essere un comune della Jugoslavia, dell'ex Jugoslavia, quindi tutto militarizzato, 75 vigili in più, per l'amor di Dio servono, perché se ci fossero sarebbe tanta roba, si passa da 52 a 120 vigili ausiliari per andare a controllare i biglietti delle strisce blu e quant'altro, dirigenti e quant'altro. Noi aspettiamo anche le proposte della sanità, il sindaco è venuto in commissione, ci ha paventato l'ipotesi di una futura realizzazione della casa dell'assoluto in alcune aree, che sono peraltro alcune condivisibili, però aspettiamo che vengano scritte nero su bianco, ma soprattutto aspettiamo, Cagetti, visto che dopo intervieni, il futuro bilancio comunale, perché senza Lilleri non si l'allera, e qui da Lille, cioè qui ce n'è da lì da trovare, perché poi dopo alla fine va concretizzato con le economie, perché siccome Autovelox sono state dichiarate, sono stati detto poi sulle concessioni degli agrimammiferi verranno aumentate gli introiti, verranno posti nuovi tributi da parte, cioè verranno incassati più soldi dal patrimonio pubblico perché alcuni non vengono pagati, così come dicevano. Però ecco, insomma, noi aspettiamo il bilancio, perché poi è il bilancio che conta. Queste giustamente sono aree sono linee di mandato, il sindaco ce l'ha illustrate, ci sono tante cose che a nostro avviso sono, come dire, state soprabbondate, citate già in diverse linee di mandato, quindi tante scorse linee di mandato sono state espresse queste, tipo la variante Aurelia. Io che ho 43 anni che si parla di variante Aurelia, sono ormai decenni e non so, ahimè, se riusciremo a trovare. Grazie consigliere Carioli. Prego. Anche perché, Presidente, eravamo d'accordo, si ricorderà, che molto probabilmente per le linee demandate ai consiglieri comunali si poteva lasciare 10 minuti. Mi aveva risposto che sì, per lei non c'era problemi, però non è un problema, io non volevo neanche intervenire. Però dico questo, noi come opposizione aspettiamo gli atti, quindi dai bilanci proporremo anche noi alcune cose poi in futuro e vedremo, valuteremo poi alla fine queste linee di mandato cosa hanno prodotto e che tipo di città ci troveremo, perché da oggi l'anonimato è finita, signor sindaco, adesso potremo dire anche noi di nuovo c'eravate voi, cosa eravate a fare. Grazie. Grazie a lei consigliere Carioli, le faccio presente che quando si vuole modificare sostanzialmente qualcosa nei lavori del Consiglio Comunale bisogna fare anche delle proposte ufficiali da poter estendere ai capigruppo. Lei mi ha detto che voleva, sì, me l'ha chiesto verbalmente ma non l'ha chiesto ufficialmente, quindi io non potevo farmi portavoce di un discorso, prossima volta lo concretizzi con un documento. Prego consigliere Cagetti. Sì, grazie. Beh, la politica è bella perché si può dire tutto l'incontrario di tutto. Ora, se le linee presentate dal sindaco sono generiche, quelle del 2013 sono una dotta dissertazione filosofica sul sesso degli angeli, perché basta leggerle e si vede quello che sono praticamente. E credo che a queste linee programmabili abbia dato una risposta concreta i cittadini di massa. Ma andiamo avanti. Io ritengo che per realizzare le cose che sono indicate, il sindaco ci pone a questa maggioranza un enorme peso. Occorrono 3 strumenti, uno economico, uno organizzativo e l'altro politico. Economico, dobbiamo andare a vedere, come diceva prima Carioli, giustamente il bilancio. Ora, noi partiamo da un punto, non possiamo aumentare la pressione fiscale e su questo è fondamentale. Pertanto che cosa dobbiamo fare? Andare a riqualificare i nostri beni. Quando io ho proposto per le spiagge libere di attrezzarle
e magari anziché spendere 100.000 euro ricavarne 200.000 e dando lavoro, mi sono stato accusato di voler privatizzare il Viale Roma, e non l'ho detto io. C'è un patrimonio che non rende niente. È venuto qui un presidente della Master con 1 milione di buco. Queste sono le realtà. Ma sul lato dei costi, io dico che occorrerà ottimizzarli. Non possiamo andare avanti con dei costi spaventosi che ha l'Asmio, con la Tari più alta di tutta la Toscana, perché questa è la verità. Noi abbiamo la Tari più alta, solo Viareggio che è commissariata ha la Tari più alta di noi. E questo è il problema. A monte vanno risolti i problemi economici. Paghiamo un centro di costi, noi, tanto per dirlo ai cittadini, le bollette dell'energia elettrica e del riscaldamento superano i 3 milioni di euro. Sono costi spaventosi. Ma non vuol dire niente. Basta pensare poi al nostro castello. Non lo so, 120.000 euro l'anno. Beh, se questi sono i conti, benissimo. È qui che noi dobbiamo riorganizzare, organizzativo. La macchina comunale non funziona, dobbiamo dargli gli strumenti. Ci sono tanti impiegati a cui veramente la stragrande maggioranza qui fa un enorme lavoro, andrebbero pagati il doppio di quello che sono, e alcuni non lo fanno, dovremmo limitare a questo. Ma quando nell'ultimo consiglio, e a me politicamente non è piaciuto lo scontro, ma era fondamentale farlo, si approva un regolamento di contabilità in cui il dirigente lo stava aspettando da 5 anni. Secondo me c'è qualcosa che non funziona. Noi dobbiamo rimettere le regole perché i nostri uffici possano funzionare, altrimenti l'organizzazione va fuori. Non c'era fino ad oggi un ufficio politiche comunitarie in un comune dove gli unici finanziamenti possibili sono dalla comunità europea, dai bandi. C'era un unico impiegato appena siamo entrati che si occupava esclusivamente dei bandi necessari ai richiedenti asilo. Stop. Ecco il secondo strumento. Terzo strumento, quello politico, quello più importante. Che ci vuole? Una maggioranza coesa, unita, pur nelle diverse concezioni, pur nelle diverse ideologie e realtà e provenienze. Questo è importante perché l'unità di una maggioranza, ma deve essere anche aperta al contributo di tutti coloro che vorranno darci delle critiche costruttive. Qui io sono per includere, perché la politica è fondamentale in questo, perché la maggioranza deve amministrare, come dice Carioli, ora tocca a noi, ed è giusto, e io rivendico questo, e noi lo facciamo. Io quando ho letto le linee programmatiche, e Francesco glielo ho detto, sembra più un trattato di economia o una pseudo bilancio. Qui si dicono specificatamente intervento per intervento, e voi avrete gioco facile purtroppo se noi non li faremo, a dire non è fatto questo, non è fatto quell'altro. Certo, su queste linee programmatiche, eccole qui, sogni e evanescenza totale. Pertanto io dico questo alla mia maggioranza e a tutti coloro e alle forze politiche qui dentro e fuori, che abbiamo bisogno di tutti per far sì che questa città venga amministrata meglio, che si possa finalmente avere una città come si deve. E sono 3 gli strumenti, li ripeto, anche per la mia maggioranza: economici, organizzativi e politici. Senza queste cose non riusciremo ad andare avanti. Io non sono stato, e ho chiuso un'esperienza di 40 anni, e ne sono orgoglioso, perché ho ritenuto che era un'amministrazione che non andava. E oggi io sono qui, e
in un movimento civico a portare avanti il lavoro di un'amministrazione e a portare avanti un lavoro continuo. E chiedo a tutti i miei colleghi che dopo questa presentazione noi abbiamo dei compiti maggiori. Grazie a tutti. Grazie a lei, consigliere Cagetti. Sì, sì. La parola al consigliere Menchini Sergio, prego. Intanto ringrazio ovviamente il Presidente per la parola, ma abbiamo atteso un poco per fare il nostro intervento. Devo dire che mi sembra di assistere a un rito al quale ovviamente non voglio sottrarmi, perché siamo tutti qua a fare la nostra parte, e il rito è quello delle linee programmatiche. E dal punto di vista di ciascun gruppo politico vi è stata una difesa, come giusto che sia, talvolta del proprio operato e talvolta delle proprie idee. Non voglio fare polemiche, ma ad esempio, vado per ordine, dico a Luana Mencarelli: come mai il Comune di Carrara il regolamento dei gari mammiferi non l'ha ancora approvato? Mi pare che ormai sia un anno e mezzo abbondante di governo, avevano già uno schema di lavoro. Questo non toglie che il Comune di Massa debba farlo, e non toglie che vi siano ritardi gravissimi da parte del Comune di Massa, che non si è dotato di questo strumento per decenni. Però credo che se vogliamo guardare i problemi e cercare di superarli, dovremmo lasciare da parte quelle che io chiamo le scelte di bandiera. Ed è per questo che mi stupiscono gli interventi dei colleghi del centrosinistra. Ad esempio Agostino Incoronato mi dice: ma la casa della salute. Io mi domando, per 5 anni l'amministrazione Volpi, che lui ha sostenuto in questa campagna, in questa battaglia elettorale, come mai non abbia individuato e non abbia dato alla città questo importante strumento. Ma mi stupisce anche l'intervento del presidente del capogruppo di Fratelli d'Italia, quindi di maggioranza, quando ci catapulta improvvisamente nel migliore mondo possibile. Cioè, sembra che in questa città da 4 mesi viviamo nel migliore mondo possibile. Non sta a me stabilire se un mondo è migliore, buono o cattivo, però ricordo al capogruppo Amorese che stamattina io sono sceso e ho parcheggiato nel parcheggio coperto e ho avuto difficoltà a scendere dall'auto perché l'acqua continuava a essere tale che era difficile parcheggiare. Ricordo al collega Amorese che in città i negozi chiudono a getto continuo. Certo, non è colpa sua, neppure mia forse, però dire che questo è il migliore del mondo possibile mi sembra quantomeno superficiale. Ed è allora che, fatte queste premesse, credo che però una riflessione dobbiamo farla su queste linee di programma, facendo una premessa doverosa, che io vorrei nei prossimi consigli comunali, più che occuparmi di mozioni, di atti di indirizzo, appunto di linee di programma, vorrei cominciare a confrontarmi sugli atti di governo. Vorrei cominciare a esaminare i temi delle partecipate concretamente, i temi della casa della salute, dello spostamento, che apprezzo, l'ha detto il sindaco, l'apprezzo questa cosa che è stata detta, della capolinea degli autobus alla stazione. Vorrei cominciare a occuparmi della riqualificazione della città in tutti i suoi aspetti, e vorrei forse vedere anche qualche provvedimento coraggioso. Ad esempio noi, eppure abbiamo perso, quindi non abbiamo avuto il consenso dei cittadini, noi avevamo proposto anche delle azioni di fare leva sulla manovra fiscale per incentivare o quantomeno frenare
l'abbandono del centro storico, delle attività commerciali. Sono tutti temi su cui vorrei confrontarmi e vorrei magari trovare dei punti di consenso e dei punti di dissenso. Mi auguro che siano più quelli di consenso che di dissenso. Fatta questa premessa, nel tempo che mi rimane, devo dire che andando nei dettagli, vi sono alcuni punti che a me sembrano molto convincenti, altri molto meno. Trovo convincente, ad esempio, e ringrazio il sindaco di questo, il passaggio sull'area di crisi complessa. E guardando indietro dico, ma chi è che ha svenduto massa per Piombino e Livorno? Trovo convincente il riferimento che fa Incoronato al problema del lungo frigido, ma ancora mi guardo indietro e dico, ma chi ha approvato quei progetti in regione e qua? Trovo convincenti, ad esempio, la parte, ho apprezzato molto la parte sull'istruzione, sulle politiche sociali, come anche la parte sulla cultura. Come trovo convincente il discorso di portare in città il comando dei vigili urbani. Ecco, ci sono invece, come dicevo, dei punti che più di uno, devo dire, inevitabilmente, altrimenti avremmo avuto dei problemi coincidenti, non lo sono, che mi trovano e ci trovano meno non d'accordo. Ad esempio, il tema dei rapporti con l'università, mi sarei aspettato più coraggio da parte dell'amministrazione in questo senso, cioè cercare di aprire di più al mondo esterni e soprattutto al mondo università per rafforzare il nostro tessuto di conoscenza e di formazione dei giovani. Mi sarei aspettato più coraggio in certe azioni, penso soprattutto alle azioni in tema di promozione delle politiche turistiche e del lavoro. Ad esempio, leggo che si vuole spostare in posti più consoni il mercato, e io sono completamente d'accordo, ma sono passati 6 mesi e io ogni martedì mi ritrovo per andare in studio bloccato per mezz'ora ogni mattina, quindi guardo l'assessore competente, che credo sia vice sindaco, e mi domando quando è che mi farà regalo di arrivare al parcheggio in modo più rapido e più consono. Ecco, proseguo pure, consigliere. Grazie, mente di un minuto termino. Dicevo, quindi come ho cercato di evidenziare, credo che si debba andare a guardare nei contenuti. Ciò che voglio dire, poi probabilmente credo e mi auguro che la nostra capogruppo riprenda i concetti, noi ovviamente avendo perso, e qui non essendo questo il nostro programma, coerentemente non potremo dare un voto favorevole. Ma altresì dico che, e questo credo che l'abbiamo fatto in questi mesi, lo faremo con maggior convinzione nei prossimi mesi, aspettiamo l'amministrazione in quelle attività che ci ha anticipato anche Cagetti e che ho anticipato oggi, per confrontarci sugli atti di governo che questa amministrazione vorrà fare, e vi garantisco sin d'ora, noi saremo costruttivi e positivi laddove vi siano la convergenza di opinioni, perché riteniamo che noi non dobbiamo svolgere un ruolo di opposizione a priori, noi dobbiamo svolgere un ruolo di minoranza che si confronta e che dà stimoli, abbiamo la presunzione di poterli dare, dà stimoli a questa maggioranza e dà stimoli nell'interesse della città per una migliore e più efficiente azione di governo. Grazie Menchini, la parola al consigliere Battistini Marco. Grazie Presidente. Allora, io ho volutamente aspettato un po' prima di intervenire perché ero curioso di sentire quali fossero le... Si sente? Ok. Quali fossero le critiche che giungevano dalle opposizioni. E devo dire che si sono sentite interventi in cui si criticavano queste linee programmatiche perché erano troppo generiche, altri invece che dicevano addirittura che c'erano scritti troppi impegni, come si farà a farli tutti, a realizzarli tutti. Beh, cosa ne deduco? Ne deduco che quando si sentono critiche così opposte tra di loro e così diverse, forse siamo sulla giusta strada, e quindi queste sono, a mio avviso, delle ottime linee programmatiche.
Ma poi volevo entrare un po' nello specifico, visto che è stato toccato varie volte da vari consiglieri il tema del turismo, e allora, visto che sono presidente di quella commissione, mi sono sentito in dovere di intervenire per rispondere ad alcuni interventi che sono stati fatti. Quindi parto dall'intervento che è stato fatto dal consigliere Paolo Menchini, che tra l'altro ha detto anche cose condivisibili, ma che in realtà sono già nei fatti, cioè, per dire, quando parlava del fatto che mancano nelle linee programmatiche il concetto di destagionalizzazione, cioè di un turismo che vada oltre la stagione estiva. Io mi ricordo quando presentai la mozione sul bus turistico, il vice sindaco fece un intervento in cui disse che questa misura serviva proprio per prolungare e ampliare la sosta del turista quando viene da noi, e la stessa mozione presentata da Alessandro Molese Massa Città del Gusto è una mozione di un evento che va proprio in quella direzione lì, cioè come collocazione magari in periodi diversi dalla stagione estiva per sviluppare un tipo di turismo anche oltre i mesi estivi, appunto. Poi mi sembra quando si parlava è stato criticato il fatto che si parli di turismo eterogeneo, come dire, forse sarebbe meglio puntare su un target preciso di turisti e svilupparsi su questo. Io ricordo, come penso ricorderanno tutti i membri della Commissione Turismo, che abbiamo fatto anche un lavoro di analisi di dati turistici degli anni precedenti, e dal quale è emerso che il turismo tipico della nostra zona, della nostra città, è un turismo di base familiare, e quindi familiare e anche diverso dal punto di vista dei paesi stranieri che ci vengono a visitare e anche delle regioni italiane. Insomma, tocca varie tipologie di persone. Da qui è giusto, visto che abbiamo questo tipo di turismo, creare un'offerta eterogenea che possa intanto mantenere il turismo che abbiamo e poi pensare magari a svilupparne di più specifici. Poi c'era il consigliere Alberti, mi sembra, aveva fatto un intervento anche sul discorso del che manca internet. Allora, manca internet per la promozione turistica. A parte che ricordo venne un paio di mesi fa, forse anche 3 mesi fa, già in commissione l'assessore Cella proprio a parlarci di questo tema. Poi comunque nelle linee programmatiche, ora non mi ricordo più dove, non era nella parte del turismo, era appunto esatto, dice: il portale web comunale verrà snellito e reso più performante con un occhio di riguardo per le informazioni turistiche che avranno una maggiore integrazione di dati e rimandi a link interattivi. Chiaramente, se è stato messo questo nelle linee programmatiche, vuol dire che finora nessuno a fare ciò ci aveva pensato. E ancora, poi vabbè, tralascio il discorso che mi ha preceduto il collega Morese, perché anch'io avevo avuto curiosità di leggermi le linee programmatiche dei 5 anni precedenti, e vabbè, su quello si è già detto. Una cosa extra che non c'entra col turismo, ma che c'entra sul discorso dei lavori pubblici, dove sono membro anch'io. Allora, mi viene un po' da sorridere quando il consigliere incoronato critica il discorso degli autovelox, dicendo che poi i cittadini magari si potrebbero trovare multati, poverini. Ma insomma, se una persona, vorrei sapere se l'intervento del consigliere incoronato di stasera è lo stesso che qualche seduta di consiglio fa diceva che lui era per la sicurezza del pedone e che quindi ogni illecito sulle strade bisognava garantire la sicurezza dal punto di vista stradale. È chiaro che io, tra l'altro, apro una piccola parentesi, anche negli anni passati, venendo a Massa, rispetto a città limitrofe, Massa è l'unica città nei dintorni dove non ci siamo ancora dotati di questo, e spesso di questi strumenti come gli autovelox, e spesso, ahimè, tanti incidenti potrebbero o potevano meglio essere evitati con un maggior controllo anche attraverso questi strumenti. E basta, credo, ho finito, grazie Presidente. Grazie a lei. Nel frattempo è sopraggiunta anche la giustificazione del consigliere Barotti, che per motivi di lavoro non riesce a raggiungerci.
lettore, infatti. Niente, a questo punto, se non interviene nessuno, lascio la parola al sindaco Persiani per la replica. Prego, sindaco. E ora, bisogna essere veloci in queste cose. Però, ciò nonostante, le lascio la parola ugualmente. Magari gli diamo un po' di meno, gli diamo. Presidente, lo sa che sono lento, ormai è un po' di anni che ci conosciamo lei ed io. Buonasera a tutte e a tutti, velocemente, perché insomma i temi sono stati toccati tutti e lungamente. Lo diceva anche il professor Menchini, gli farò un complimento, avvocato, è sempre molto chiaro nelle sue delucidazioni, è un piacere ascoltarla, che quando si parla delle linee di mandato si sa, insomma, ognuno parla dei propri progetti e difende in un modo o nell'altro il proprio operato e le proprie ideologie. Infatti io potrei dire che, lo so che a voi non interesserà e magari direte anche che non è vero, ma potrei dire che siamo stati la seconda città per share ad essere vista su Rai, sulla Rai in un programma come Linea Verde. Siamo stati scelti in un secondo momento come il meglio di Linea Verde, questo in pochissimi tempi. Abbiamo riaperto Villa Cuturi, bene, male, con tutte le difficoltà del caso. Abbiamo cercato di farla ridiventare il centro turistico della provincia, perché si parla sempre di 17 comuni. Abbiamo portato per la prima volta un protocollo d'intesa tra privati, tra categorie di settore e tra comuni al tavolo del turismo. Siamo stati su Sky Art, dove un street artist di fama mondiale, non lo dice l'Arena Mosti che non è nessuno, ma lo dicono i critici di tutto il mondo, è venuto a fare un murales da noi e il programma di Sky Art è andato su 3 paesi. Potremmo dire che il Teatro Guglielmi, che improvvisamente, più o meno improvvisamente c'è stato chiuso, è stato palcoscenico di prime internazionali. Magari lo potranno negare, ma io magari non sarò, però io c'ero. Prime internazionali, le compagnie sceglievano di fare da noi il primo spettacolo di tutta la stagione teatrale. Teatro che, se non ricordo male, in campagna elettorale doveva essere aperto nei primi 100 giorni. Noi non l'avevamo promesso perché sapevamo che sarebbe stato impossibile. Insomma, potrei dire tante cose sulla... che abbiamo riattivato tutti i gemellaggi, che abbiamo lavorato proprio in questa strada che doveva far diventare il nostro territorio, Massa Carrara, centro turistico destagionalizzato. Abbiamo fatto delle mostre a Palazzo Ducale con artisti internazionali, eravamo una settimana sì, una no, nel Corriere della Sera o nei maggior quotidiani mensili di arte, perché sono venuti veramente dei grandi nomi, insomma tante cose dove ci abbiamo messo veramente la testa, però sicuramente mi sarebbe detto che non è vero, che sono bugie. Quindi io quello che vi auguro è veramente, perché poi si parla sempre del bene della città e viene sempre prima di ogni cosa, le ideologie ce le teniamo strette, continueremo a batterci per esse, ma il bene della città è primario, quindi vi auguro e auspico che queste linee di mandato siano tutte fatte punto per punto e che possiate farne ancora di più, e che soprattutto sia veramente un'amministrazione basata, come ha detto il sindaco Persiani, sulla persona. Anche se sinceramente credo che alle parole al centro la persona accostate a tolleranza zero sia un ossimoro difficile da scavalcare. Un buon lavoro. Grazie Elena Mosti. La parola a Bertie William. Sì, grazie Presidente. Siamo arrivati a sei mesi di amministrazione, finalmente cominciamo a entrare nel merito delle questioni. Io credo che i cittadini siano interessati non tanto alle nostre schermaglie politiche, quanto invece al contenuto, ai progetti e alle azioni che mettiamo in campo quotidianamente da un punto di vista amministrativo. Io mi sono preso il giusto tempo per leggermi le linee di mandato e provo a fare alcune riflessioni nel poco tempo che ci è concesso. Chiaramente
la mia è una posizione critica rispetto a queste linee di mandato e spiegherò anche perché. Perché a mio avviso sono volutamente generiche. Solo in due passaggi l'amministrazione è estremamente precisa. Il primo passaggio riguarda il tema della sicurezza, io la chiamerei la militarizzazione della città, insomma la città che viene vista come una città che ha bisogno di più vigili, di turni di notte, di fotoret a semafori, di autovelox, di lotta al commercio abusivo, di lotta ai parcheggiatori abusivi, insomma una città che viene descritta come un far west senza controllo, insomma mi sembra eccessivo per la nostra città. Indubbiamente alcune azioni sono anche opportune, però perdere il 20% del posto all'interno dei miei mandati solo per descrivere questa azione mi sembra veramente eccessivo. Un altro tema che invece mi ha lasciato molto perplesso è l'approccio rispetto alla questione delle cave, dove addirittura viene individuata come un'allettante attrattiva per gli investitori, cioè il nostro mondo montano viene visto come una risorsa da spremere per produrre ricchezza. Ora io non ho nulla nei confronti dell'imprenditoria, del mondo dei cavatori, però pensare alle nostre apuane che sono principalmente all'interno del parco delle apuane, quindi vi invito a riflettere, il parco delle apuane nasce per valorizzare e proteggere le emergenze ambientali, paesaggistiche e naturalistiche della nostra zona, all'interno di questa ci sono alcune attività estrattive, ma nessuno avrebbe mai pensato di valorizzarle talmente tante da andare ad aprire altri. Da quando sono piccolo io ho visto chiusure di attività estrattive che erano estremamente impattanti, insomma non lo invento io il problema della marmettola, non invento io il problema del dissesto idrogeologico, non invento io il problema dei morti in cava, insomma sembra quasi una favola per i bimbi. In realtà dobbiamo ammettere che l'attività di lavorazione in cava sono attività estremamente impattanti e quindi da usare con delicatezza, quindi io su questo tema darò battaglia, quindi aspetterò che vengano avanti questo regolamento delle cave e questi piani attuativi, perché insomma su queste questioni non si può scherzare, signori, su queste questioni bisognerà essere molto molto vigili. Ve lo dico da uno che ha fatto l'assessore a quel ramo e che conosce bene le dinamiche di quei settori, quindi su quello bisognerà essere molto attenti. Provo a dire velocemente invece cos'è che si è lasciato volutamente vago. Non si è parlato affatto del tema delle periferie, a parte fare un breve cenno sul piano app oggi, che è il piano delle periferie che la precedente amministrazione ha confezionato. Non si fa nessun tentativo neanche di dare una risposta rispetto alla desertificazione delle attività commerciali, ma non solo nel centro storico, nelle periferie non si citano proprio, le periferie non esistono, le attività commerciali non esistono e siamo di fronte a emorragie quotidiane, tutti i giorni vediamo serande passate. Non si prova a mettere in campo nessuna proposta né in termini di leva fiscale, né in termini di iniziativa urbanistica. L'urbanistica è un capitoletto di poche righe dove si limita a dire che saranno valorizzate le colonie senza dire come d'altronde non viene detto come riqualificare importanti zone come quella di Ronchi Poveromo, penso a Riva dei Ronchi, penso alla zona della Partaccia, insomma. Lì si ha addirittura in due passaggi, da una parte si parla di valorizzazione del mercatino, in un altro capitolo fatto un'altra sessione, superamento del mercatino della Partaccia, per cui è vero che è scritto da mani diverse ma anche con significati e obiettivi completamente diversi. Le politiche della casa sono tralasciate, non si parla assolutamente di quello che si può fare per dare una risposta all'emergenza abitativa, si citano due interventi già in cantiere che sono appunto la ricostruzione del palazzo di via Pisacane e l'intervento dell'ex mattatoio, non si prefigura nessun'altra soluzione per il futuro, quando mi risultano che tutti gli anni ci siano 500 domande di richiesta di utilizzo di alloggi popolari, quindi anche quel versante è completamente abbandonato. Non si dice niente sull'abbandono scolastico e sul tasso di istruzione della nostra provincia, della nostra città. La nostra città è una che ha un tasso di abbandono scolastico che è fra i più alti di tutta la regione, non si cita per quanto riguarda l'istruzione alcun metodo, alcuna forma di intervento su quei settori così delicati, sui nostri giovani. Si insiste tanto per allontanare i parcheggiatori abusivi, ma non si dice niente sui nostri giovani, su come vogliamo orientare al mercato del lavoro, su come vogliamo che continuino a studiare, a frequentare l'università. Su questo non si dice nulla. Ora io
La faccio corta perché insomma il tempo è poco e temi da affrontare. Io ho l'impressione, e anche parlando con alcuni consiglieri mi è venuta la certezza, molti non hanno neppure letto le linee di mandato, insomma. È chiaro che questo è un prodotto esclusivo della Giunta e del Sindaco, è chiaro che questo Consiglio Comunale voterà o non voterà, ma è influente. I progetti veri ci arriveranno come conigli dal cilindro mano a mano, come è già successo con il piano strutturale quando abbiamo visto lo stralcio di Ronchi Poveromo prima, di Riva dei Ronchi dopo, ci arriveranno quando ci proporranno all'ultimo minuto di fare la variazione di bilancio, come mi pare di capire siamo già chiamati ad affrontare delle pratiche per il dopo cenone del 27, quindi saremo qui tutti il 27 e 28 appassionatamente, tutti avremo letto le pratiche che ci riguardano e voteremo prima della fine dell'anno, e sarà così per 5 anni. Il Consiglio Comunale sarà ridotto a un passacarte dove l'attività di indirizzo e di programmazione verrà completamente demandata alla Giunta e al Sindaco. Insomma, io invito il consigliere comunale per amor proprio, insomma, a, come dire, ad uno scatto d'orgoglio rispetto all'impostazione che mira a relegare il Consiglio Comunale, come dire, un appendice dell'amministrazione vera che viene fatta invece in altre stanze. Finalmente un consigliere che sta nei tempi, grazie William. La parola con Francesco Antonio, prego. Grazie Presidente, aspettavo che terminassero i colleghi della minoranza per parlare, visto che ogni volta vengo attaccato da qualcuno, quindi questa volta penso che non replicheranno. Va bene, io l'attendo, carissimo consigliere Carioli. Allora, io volevo dire, inizio col parlare di sicurezza, visto che il consigliere Alberti accennava delle paure e ricordava quello che era accaduto qualche anno fa nel mese di dicembre. Mentre poi Carioli ribadisce insieme al collega, al consigliere Berti, dicendo no, ma vogliamo fare una città di polizia, quindi dei semafori e quant'altro. Mettetevi d'accordo quello che volete fare, quello che pretendete dalla maggioranza. Allora, quello non va bene, quindi non vogliamo la polizia. Poi qualcuno dice... ma la sicurezza non c'è, ricordiamoci a quello che è accaduto, agli arresti che ci sono stati ultimamente, quindi siamo andati a girare intorno a qualcosa quando il problema è un altro, che avete amministrato per 5, per 10, per 15 anni, amministrazione fallimentare, e lo sapete perché non ci sono scappatoie. Qualcuno parlava prima e diceva abbiamo fatto, abbiamo portato, abbiamo al teatro, abbiamo a Villa Cuturi, abbiamo aperto, abbiamo fatto tutto, però il voto è stato un altro. Quindi le persone, i cittadini non vi hanno più voluto perché hanno capito che avete amministrato male. Questo è il problema di fondo. Andando avanti, io voglio parlare di disabilità, che è quello che qualcuno ha dimenticato per parecchi anni. La creazione della consulta comunale della disabilità con un suo regolamento, questo è stato per me il fiore all'occhiello di queste linee di mandato, e devo dare atto all'assessora, bene, oppure va bene, all'assessora per quello che ha fatto e che ha condiviso anche in Commissione Sociale e Sanità. Dopodiché volevo dire e volevo replicare a quello che ha detto Berti, che non c'è stato sbocco in queste linee di mandato, non si legge che il lavoro per i giovani, l'innovazione passa dai nostri giovani, c'è scritto nelle linee di mandato, Massa deve offrire adeguati sbocchi lavorativi ai propri giovani, non costringendoli più a fuggire fuori comune per poter trovare un impiego. Sicuramente ce ne parlerà molto ampiamente dopo Frugoli, ho visto che si è prenotato, e volevo sottolineare solo queste poche cose. Grazie Presidente. La parola al consigliere Frugoli. Grazie Presidente.
Io sarei dovuto anche andare via prima, che domani ho un esame, però preferisco anzi intervenire anziché andare a studiare per l'esame. Sarà un po' perché mancanza di voglia, un po' perché mi hanno noia certe cose che sento dire, e un po' anche per difendere l'operato di questa amministrazione, le linee programmatiche di questa amministrazione, e dire cosa magari è stato fatto, perché c'è stata fatta accusa che in questi primi sei mesi non abbiamo fatto nulla, che abbiamo fatto solamente ciò che era già stato preventivato dalla vecchia amministrazione. Io devo dire che un'altra cosa, da quello che ha detto la consigliera Mosti, sembra quasi che Massa in ultimi anni sia un fiore all'occhiello del nostro Stato, dell'Italia, ma a me sembra che i dati parlino diversamente. Abbiamo 3.000 posti di lavoro persi nell'edilizia negli ultimi 10 anni, 540 imprese chiuse, causate forse dal rallentamenti del piano regolatore che la centrosinistra si vantava di aver mandato a Regione già prima del ballottaggio, quando invece abbiamo visto che è stato mandato a Regione da noi ultimamente. Quindi devo dire che le cose fatte a noi sono tante, per parlare per il lavoro, il nostro sindaco e vice sindaco si sono recati a Roma a parlare col sottosegretario del Ministero del Lavoro per cercare di porre fine a questa crisi in cui versa Massa da anni a questa parte. Devo dire anche che Alberto citato parlava di mafia, se non ricordo male, dicendo che non trova niente su queste linee di mandato, ma devo dire che il nostro capogruppo Lega Martinucci in commissione statuto ha fatto mettere all'interno del nostro statuto, che poi verrà approvato ovviamente in consiglio comunale, un punto dove si cita che il comune di Massa ripudia la mafia. È stato messo scritto nero su bianco, precedentemente questo non c'era. È già un passo verso, che sta a significare come il nostro comune si abbia intenzione di impegnarsi in quella che è la lotta alla mafia. Riguardo alla prostituzione è stata fatta la critica che abbiamo agito esternamente, ma magari sotto non abbiamo fatto ancora nulla, però intanto abbiamo iniziato ad agire, mentre precedentemente la situazione mi pare fosse critica. Non lo dico io perché sono un ragazzetto, parla su quello che vede, ma sono anni e anni che ci sono persone che criticano questo aspetto del nostro comune. È una cosa che va a incidere anche sul turismo, perché il turista che viene qui e si trova lungo tutto il mare le prostitute, anche nell'ultimo periodo anche in orari diurni è capitato, è una cosa assurda. E noi abbiamo agito, siamo partiti dal piccolo, e non abbiate paura che agiremo anche sempre più in maniera più diciamo anche per le cose che si vedono meno e che hanno meno visibilità, ma continueremo ad agire. Abbiamo dovuto approvare anche tanti debiti fuori bilancio in questo periodo, portati a causa delle azioni della vecchia amministrazione. Abbiamo dovuto approvare un debito di 2 milioni di euro per Asmiu, che è stato a causa che se fosse stato magari approvato precedentemente Asmiu non sarebbe in questa situazione. Abbiamo, scusate ma sono segnato le cose, riguardo Berti diceva che sui giovani faceva riferimento alle queste linee programmatiche dicendo che non si parla tanto di giovani, ma invece c'è un paragrafo intero che parla di politiche giovanili, lo vado a riassumere, vado a leggere alcuni punti, dove si dice rivalutazione dei centri di aggregazione, intesi anche come centri per lo sviluppo di sport, arti e mestieri, integrazione dei progetti di servizio civile con accrescimento dell'interconnessione tra giovani, riassegnazione di spazi adeguati gratuiti per attività di studio degli studenti. Quindi mi pare di capire che verrà implementata la biblioteca, verranno concessi più punti di studio agli studenti. Attualmente la biblioteca versa in condizioni scandalose, perché per andare in biblioteca a studiare dobbiamo andare lì alle 5 del mattino a prendere posto, perché altrimenti siamo senza posti per studiare, e questo lo dico perché lo vivo in prima persona. Poi c'è scritto previsione di forme di partecipazione attiva dei giovani nelle decisioni di amministrazioni, e qui si parla anche magari del forum giovani, che è stato portato già in consiglio comunale da questa amministrazione, ed è un passo avanti per far sì che i giovani vengano finalmente ascoltati, perché sarà un modo per cui i giovani potranno fare delle proposte all'amministrazione e l'amministrazione potrà ascoltare i giovani su quelle che sono le loro richieste, su quelle che sono le loro problematiche. Precedentemente questa cosa era inesistente. Io non ho mai visto venire un consigliere comunale o il sindaco a scuola per sentire quelli che erano i bisogni degli studenti. Sì, magari è venuto a scuola il sindaco, l'ex sindaco Volpi, per parlare della musica, della sua passione, però non ho mai visto un consigliere chiedere ai giovani di cosa avessero bisogno. Poi c'è già l'esempio del palazzetto dello sport in precedenza, non è stato chiesto ai giovani come volevano sviluppare il nuovo palazzetto. È stato fatto tutto su idea dell'amministrazione, bene o male che sia, però i giovani non sono mai stati interpellati. Quindi questa amministrazione penso che le idee chiare le abbia sui giovani, le abbia sul turismo, sul lavoro, sulla sicurezza, e dico solamente una cosa, lasciateci lavorare, noi siamo disposti ad ascoltarvi se fate delle critiche ovviamente costruttive e non critiche
fatte giusto tanto per fare, per farsi vedere, per andare sui giornali. Detto questo, vi ringrazio, buona serata e grazie Presidente per la parola. Arrivederci. Grazie Frugoli, io mi permetto di prendere due minuti di parola, non come Presidente del Consiglio Comunale, ma quanto consigliere di Forza Italia, lo faccio volentieri dopo aver ascoltato le parole appassionate del collega Frugoli, della Lega, e volevo uscire un attimo dal dibattito politico-amministrativo per dire e riconoscerlo veramente, ma faccio di fronte alla città che la nostra forza sono questi consiglieri, questo consigliere che abbiamo sentito poc'anzi, ma tutta la novità, esclusa mia Morese, che siamo ormai un po' vecchiotti di consiglio comunale, ma dobbiamo riconoscere che i giovani o anche meno giovani, comunque nuovi della politica e dell'amministrazione, hanno portato questa ventata di cambiamento che potrebbe essere proprio quella mancanza di volontà, di stimolo che le passate amministrazioni non hanno avuto. Guardate che stasera la minoranza si è comportata bene, io l'ho ascoltata e devo riconoscerli veramente che sono stati bravi, perché arrampicarsi sugli specchi non è facile. Noi qua nei banchi della minoranza abbiamo 3 ex assessori e riuscire a criticare le linee programmatiche di questa giunta, insomma, non è molto facile dopo aver fallito a tutti i livelli tutti i sistemi politici e amministrativi della città, averla ridotta ancora a brodo, avere aumentato la povertà, aver fatto tutte quelle cose che ha elencato egregiamente Frugoli. Quindi complimenti per voi che esaltate quelle cose che riconosco che sono state fatte, che ha detto poco fa la collega Mosti, la bandiera blu, Villa Cutturi, cioè tutte quelle cose superficiali che assolutamente interessano la popolazione. La popolazione ha bisogno di cambiamenti veri che noi abbiamo. Il collega Menchini prima ha messo il dito nella piaga. Qua stasera è inutile stare a criticare o stare a fare delle polemiche. Qua oggi è il giorno ufficiale con il quale l'amministrazione comunale prende atto del suo programma. Noi di Forza Italia queste linee programmatiche non le votiamo. Noi stasera votiamo il programma politico del centrodestra, non le linee programmatiche. Questo qua non si può criticare, questo pacco di fogli non si può criticare, perché se voi andate a leggere le linee programmatiche combaciano perfettamente col progetto politico, il programma politico presentato in campagna elettorale agli elettori che noi stasera rispettiamo, lo mettiamo su un vassoio, ma sentite voi che criticate quello che abbiamo fatto in 6 mesi, sapete cosa significa? Che noi sono già sei mesi che lavoriamo prima della presentazione delle linee programmatiche. Stiamo già cambiando la città e voi lo intuite, avete solo una possibilità, forse quella di non fare opposizione ma fare magari delle proposte concrete di collaborare con questa amministrazione se veramente volete bene la città, se volete bene la cittadinanza, se volete veramente cambiare. Vedete, io dico, ma non sto a elencare quello che hanno già fatto bene i consiglieri, però guardate, la campagna elettorale è stata fatta egregiamente su alcune tematiche importanti della popolazione che hanno ottenuto un grande successo. Com'è possibile omettere dalle linee programmatiche anche in maniera dettagliata la questione sicurezza nella nostra città, quando i cittadini ci hanno votato per quella, quando la Lega ha preso una vagonata di voti, quando la sicurezza interessa a tutta Italia? Oggi Salvini è la sicurezza, quindi dalla sicurezza si scende. Come non pensare che noi si possa dare un cambiamento in questo senso? Ma come fate voi a criticare il nostro programma sul turismo? Quando avete governato 80 anni, l'avete ereditato il turismo della nostra costa dal dopoguerra, che era un turismo che era alle stelle, e in 80 anni l'avete distrutto completamente. L'avete distrutto completamente. Parlate di sociale, non avete dato le abitazioni e alloggi popolari alla città, avete fatto solamente dei danni. Qui abbiamo degli ex assessori come Alberti, che col progetto Garante ha fallito completamente, danneggiandoci per 1.800.000 euro. Abbiamo un ex vice sindaco, abbiamo personaggi che non hanno fatto niente per la città che si permettono di venire a criticare. Noi leggiamo le linee programmatiche, recupero dei parchi,
Leggiamo la questione delle infrastrutture importantissime. Criticate anche la variante Aurelia che ve la portate sul groppone da 20 anni, sulla quale non siete mai arrivati al dunque. Tra l'altro volevo precisare, magari lo farà egregiamente il sindaco, che la variante Aurelia oggi i soldi sono già disponibili al CIPE, ce l'abbiamo già. Oggi venirci a chiedere dalla minoranza di rinunciare a un progetto che è già stato stanziato vuol dire essere fuori di testa. Noi lo dobbiamo recuperare, noi quei fondi dobbiamo recuperarli, perché questa è un'infrastruttura importante per la città, perché andiamo a togliere il disagio alla popolazione. Come si fa a dire a cosa serve quando c'è un centro periferico, oltretutto che vi ha sempre graziato negli anni precedenti dal punto di vista elettorale, che è Turano, che sta morendo sotto lo smog e l'inquinamento delle auto e dei camion. Pensate ad esempio anche allo sport. Queste sono linee programmatiche. Non significa che debbano essere dettagliate, ma neanche che debbano essere dettati i tempi di realizzazione delle linee programmatiche, quelle sono una fase successiva. Noi parliamo oggi di un progetto anche sullo sport, quindi di una cittadella dello sport che ammassa, di cui ne avete parlato per tanti anni, che ammassa non è stata realizzata. Oggi finirà presto il palazzetto dello sport, che sarà sicuramente la continuità della passata amministrazione, ma noi abbiamo anche questo di positivo, che progetti buoni della passata amministrazione li portiamo a termine, oltre a realizzare i nostri. Pensate solamente alle partecipate, il cambiamento già in atto con l'azienda Asmiu e con l'azienda e con la società Master. Pensate cosa sta emergendo, il presidente ce l'ha raccontato l'altra sera, solamente sull'accertamento che stiamo facendo sulla Master, dove abbiamo delle somme incredibili che potevamo anche reinvestire, che sono andate in prescrizione, sono andate perdute. Per quale motivo? Per carenza organizzativa, per superficialità. Noi siamo tignosi, noi siamo puntuali su queste questioni. Noi la Master la porteremo ai massimi livelli, la faremo lavorare molto bene, ma la chicca credo che sia proprio la sanità, sindaco, io la ringrazio, perché sulla sanità, dove le passate amministrazioni hanno fallito completamente, facendo pagare le conseguenze gravissime sulla testa dei cittadini, ne vediamo le conseguenze oggi. Siete stati solamente capaci di realizzare in una palude un ospedale che fa buchi da tutte le parti e che sicuramente non porta beneficio al nostro territorio. Tutti i giorni sul giornale leggiamo di sguidi, anomalie per il no, non si sa ancora perché l'avete voluto fare lì, perché avete progettato in questa maniera una struttura che sicuramente non doveva essere fatta in questa maniera. Ma ricordatevi bene, sulla sanità avete fallito e oggi se ne vedono purtroppo i problemi. Perché? È semplicissimo. Mentre andava avanti la realizzazione dell'ospedale unico in project financing, sappiamo perfettamente, con le altre tre strutture gemelle, l'amministrazione locale non riusciva a stargli dietro per quanto riguarda tutta l'organizzazione sanitaria del territorio, perché oggi il problema non è solamente l'ospedale Noa, oggi il problema sono le carenze generali complessive. Oggi il problema sono le strutture intermedie che mancano, e ci chiediamo come mai i malati, appena vengono operati, le persone anziane vengono mandate a casa in situazioni penose, perché non abbiamo strutture pronte ad accoglierli. Oggi abbiamo a che fare con un pronto soccorso che crea problemi dalla mattina alla sera. Quindi il problema della sanità è un progetto che noi realizzeremo, e sono certo che lo faremo, ed avete ragione, non i 5 anni, perché noi governeremo 10 anni, vero sindaco? Perché 10 anni sono necessari per portare a termine tutti questi progetti. Loro ci hanno messo 80 anni e non li hanno portati a termine. Noi in 10 anni faremo un grosso, grosso successo. Per cui anticipo la dichiarazione di voto per Forza Italia. Il nostro voto chiaramente è un voto favorevole, è un voto favorevole non solo alle linee programmatiche, è un voto favorevole al sindaco, alla giunta, alla maggioranza, che ringraziamo in questa occasione di essere arrivata al traguardo dopo 4-5 mesi di lavoro e di razionalizzazione con queste linee programmatiche che daremo alla città, che cambieremo, la cambieremo realmente, la cambieremo concretamente. Questo non è il libro dei sogni del sindaco, mi viene in mente, concludo, quel sindaco Neri Fabrizio che portò un volume a 280 pagine e fu l'amministrazione comunale più fallimentare della storia. Questo neanche sono le linee programmatiche di Pucci, che si sono ripetute per 4 anni.
queste neanche quelle del sindaco Volpi che le hanno, sono già state menzionate. Queste sono linee programmatiche semplici e concrete, sono i cambiamenti che ci chiedono i cittadini, che ci hanno chiesto in campagna elettorale, su quali noi non transigiamo, ma noi le porteremo a termine perché sarà quello il nostro obiettivo. Grazie. Prego, la replica al sindaco. Assessore? Guidi. Vice sindaco Mottini, prego. Parte vice sindaco e poi gli altri assessori. Ora io volevo sottolineare che purtroppo si è parlato anche un po' poco delle linee programmatiche in se stesse, ma si è fatta un po' di campagna elettorale, è stato detto all'opposizione, di questo mi dispiace. Poi il Presidente del Consiglio in qualità di consigliere ha risposto egregiamente alla campagna elettorale che avete fatto voi dell'opposizione su quanto poco avete fatto nelle passate amministrazioni. Comunque, io cercherò di essere più sintetico possibile, soprattutto risponderò riguardo alle critiche che sono state fatte in merito alle mie deleghe e alcune risposte devo dire che sono già state date in maniera molto egregia da parte di alcuni consiglieri comunali di maggioranza. Quindi comunque ripercorro un po' le vostre segnalazioni e partendo da Menchini Paolo che ha parlato per primo, dico che riguardo a quello che ritiene riduttivo come una soluzione eterogenea a quello che è il comparto, la risposta al comparto turistico, credo che si riferisse proprio a quella e non a che cosa, come diceva Battistina, a quale tipo di turismo, ma a che cosa si propone. Noi riteniamo che quello che vogliamo proporre ai turisti che visitatori della nostra zona deve essere il più ampio raggio possibile. Voi avevate parlato di una situazione che vedeva lo sport come veicolo turistico, noi terremo di conto, anzi la ringrazio di questo suggerimento perché noi vorremmo tenere invece il ventaglio più ampio a diverse situazioni. Riguardo al vigile di quartiere l'ha risposto il consigliere Amorese, puntualizzando il fatto che noi non eravamo favorevoli, ma per il semplice motivo che il fatto di ampliare il numero dei vigili della polizia municipale, dei poliziotti municipali sul territorio, vedrà poi il comandante, il suo vice, di impiegarli al meglio nei vari punti della città. A oggi non possiamo neanche fare una cosa di questo genere, cioè mettere qualcuno in un posto anziché un altro, perché con i pochi che abbiamo impegneremo soltanto su alcuni territori, su alcune fette di territorio, alcuni poliziotti municipali. Riguardo a quello che la lotta alla prostituzione, sì, noi la facciamo, è chiaro che non è che abbiamo soluzioni alternative. Come Lega ci siamo battuti a più riprese a livello nazionale per superare la legge Merlin e noi ci auguriamo, anzi siamo sicuri che questo governo metterà a segno il fatto di regolamentare la prostituzione. Però per il momento, come ho detto a più riprese, in diversi ambiti, in diverse situazioni, noi non la vogliamo a Marina di Massa. Come Forte dei Marmi non l'ha, non la vogliamo a Marina di Massa, perché crediamo che questo sia una cosa positiva per i visitatori del nostro territorio. Poi è chiaro che non siamo insensibili a queste ragazze, spesso anche minorenni purtroppo, che si prostituiscono, anzi siamo sensibilissime, ci dispiace tantissimo, però noi non la vogliamo sul nostro territorio e faremo di tutto perché non averla più. Anzi, abbiamo già iniziato, nei tavoli di ordine e sicurezza pubblica l'abbiamo messo in evidenza e ringrazio le forze dell'ordine che quest'estate hanno ridotto il tema purtroppo della prostituzione che ancora un po' insiste sul lungomare. Riguardo invece alla consigliere Mencarelli che parlava, cioè, io purtroppo ho perso un pezzo di intervento, mi sono allontanato con la consigliere Mosti che mi chiedeva un favore di ascoltare un cittadino. No, beh, Elena, un po' di colpa prenditela, dai. Giustificavo il fatto di non aver sentito tutto il suo intervento e mi scuso per questo. Colpa mia che ho seguito la Mosti che mi ha indotto nell'allontanarmi. Riprendendo, dicevo, i locali ad alto tasso di criminalità, noi vorremmo mettere attenzione su quello che sono le situazioni in cui insistono alle volte
situazione di criminalità più alta. Non è che ci sono dei punti ben precisi e sulle linee programmatiche mettiamo il locale X o il locale Y. Vogliamo soltanto che sia attenzionata la Polizia Municipale quando avremo maggior numero di vigili per poterli impiegare anche nel servizio notturno, ma anche stimolare le forze dell'ordine statali a fare attenzione su certe situazioni che gravano di situazioni pericolose. Anche in merito a quello che è stato detto prima da qualche consigliere del PD, mi sembra Alberti, visto che non vogliamo che si ripetano delle situazioni gravi come sono successe anni indietro nel nostro territorio, vogliamo che ci sia la maggiore attenzione possibile e può attivarsi questa attenzione sia con la Polizia Municipale che abbiamo a nostra disposizione, per adesso ripeto non l'abbiamo, ma anche sottolineando il fatto alle forze dell'ordine preposte. Ad Alberti rispondo anche che per i parcheggiatori abusivi sì, non sono un problema, non è il primo problema, però è uno dei problemi. Tanti cittadini si lamentano e non vogliono più andare al parcheggio e sentirsi marcati a uomo da persone di colore che vendono merce contraffatta, che siano polacchi, austriaci, italiani, qualsiasi provenienza di nazionalità siano, sono persone che disturbano i cittadini e quindi noi vorremmo lì intervenire. Riguardo alla Regione Toscana, non credo che faccia un favore in particolare a Massa se fa sì che ci siano dei soldi per le periferie o per altro. Mi viene il dubbio che se lei evidenzia il fatto che la Regione Toscana c'è è perché deve esserci in maniera particolare per Massa o Pisa o Livorno che non sono amministrate dal PD e ci sono come in altre realtà e quindi è bene che faccia la loro parte. A Incoronato rispondo, la lotta all'erosione in Incoronato c'è nelle linee programmatiche e dove uno degli ultimi punti del turismo c'è scritto lotta all'erosione. Poi è chiaro che io la soluzione non ce l'ha, come non ce l'ha avuta il centrosinistra per tanti anni, siamo passati a geotubi, scogli dritti, scogli orizzontali, scogli di tutti i tipi, però ora l'erosione purtroppo da una parte, ma meno male dall'altra, accarezza anche la Versiglia. Accarezzando la Versiglia forse qualcosina avremo di supporto in maniera un po' più importante, oltre alla nostra attenzione che sarà molto forte. Poi mi ha parlato dello spostamento dei mercati, il quando, è chiaro che in 5 anni lo faremo, noi ci auguriamo il prima possibile. Riguardo l'autovelox, è già stato risposto prima, che è vero che non devono funzionare come bancomat, ma devono funzionare come deterrente per situazioni in cui si corre ad alta velocità nelle nostre strade. I centri di culto, no, che lei citava, e sono nel finale di un discorso che riguardava le moschee. Sì, noi siamo contrari al fatto che negli anni non si produca una situazione che porti alla situazione di difficoltà che ha oggi una nazione che è la Francia. Noi non siamo per accogliere qualsiasi tipo di culto, noi della Lega e noi di questa amministrazione, noi vogliamo mantenere i nostri valori, i nostri usi, costumi e vogliamo respingere più possibile coloro che potenzialmente potrebbero metterci in difficoltà se non a disagio. Poi a Carioli dico, a Piombino non ci siamo andati l'altro giorno, ma purtroppo il sindaco Persiani, che si dà un grande affare come tutti gli assessori, è sempre presente, come sottoscritto, Baratta spesso o il sindaco vanno a Firenze per delle diverse riunioni, però al vostro, non è proprio vostro perché non è Partito Democratico, Rossi farebbe bene a essere innanzitutto presente lui alle riunioni, perché proprio l'altra settimana sono andato a Firenze, ha annunciato questa riunione con tutti i sindaci delle province e Persiani ha mandato il vice sindaco e lui non era presente, ha mandato il suo assessore oppure manda sempre il suo city manager. A Piombino ce l'ha mandata 2 giorni d'anticipo neanche la missiva e quindi noi non siamo potuti andare. Sì, potevamo mandare, possiamo anche in 2 giorni magari saltare la mail. In ogni caso c'è un po' di mancanza di professionalità o forse un po' di malizia da parte del presidente della Regione Toscana al quale crolla la sedia. Comunque, tornando alle linee programmatiche, consigliere Carioli, la resistenza, io non sono un insensibile alla resistenza e chi mi conosce lo sa, però devo dire anche un'altra cosa, non si campa di resistenza. Io faccio soltanto un esempio che riguarda un altro assessore, che è l'assessore Lama, che riceve una processione di persone che vogliono fare
di persone che vogliono fare tutti eventi legati all'esistenza. Io sono dell'idea che deve avere la sua porzione di resistenza, fa parte della nostra storia, i nostri concittadini hanno resistito e quant'altro, però è anche vero che non può essere monotematica o omogenea, anzi sullo sport che sulla resistenza, perché non è che porta una ricaduta monetaria, con tutto che io ripeto, non sono insensibile e rispetto, però non può essere monotematica la proposta da parte di alcune associazioni culturali del territorio. Riguardo alla militarizzazione che è stata richiamata a più riprese, noi non vogliamo militarizzare, vogliamo dare delle risposte ai cittadini. Purtroppo il Corpo di Polizia Municipale degli anni è stato spolpato, perché questo è, ne abbiamo 50, dovremmo averne 114 e noi faremo di tutto per aumentare il numero di Polizia Municipale, ma per dare risposte ai cittadini, per far sì che ci sia un controllo serale, perché alle volte purtroppo è bene che ci siano tanti locali notturni e che facciano il loro lavoro, però succede spesso, perché io ricevo processioni invece di persone che si lamentano per quello che sono gli schiamazzi anziché magari situazioni di disagio oppure la musica troppo alta. Io sono ancora giovane anch'io come lei, consigliere Carioli, però è vero che non vogliamo essere che ci stappino gli orecchi o essere spettinati da una parte all'altra della piazza Betti o della piazza Mercurio per la musica troppo alta. Per le discoteche ci sono dei luoghi più adatti, per dei locali, dei bar, si deve stare a certe regole, però non riusciamo a controllarle queste situazioni qui. C'è il comitato dei residenti del centro storico che ogni mensilmente mi viene a trovare, io purtroppo non posso che dirgli che non abbiamo polizia municipale per controllare direttamente. È certo che le forze dell'ordine statali si impegnano e ce la mettono tutta, però anche lì purtroppo non è che possono sopperire a quelle che sono le nostre quelli che dovrebbero essere i nostri obblighi, cioè rilevare un incidente stradale. Non c'è la polizia municipale la notte o la sera, purtroppo c'è soltanto la polizia di Stato o i carabinieri. Quindi per questo io dico, la polizia municipale non è militarizzare, è soltanto avere un servizio in più sia per i cittadini che per i visitatori turistici. A Mecchini Sergio, e chiudo il più breve tempo possibile, chiusura dei negozi, dico sì, è un problema, nelle linee programmatiche però c'è scritto che noi adotteremo delle misure per poter incentivare i nuovi ingressi. E riguardo la pioggia nel parcheggio, rispondo un po' per conto di Guidi, non è che possiamo in pochi mesi andare a fare tutto, però vado un po' più su quello che mi riguarda, il mercato, le dico consigliere Menchini, io personalmente penso di essermi espresso un po' in maniera chiara da subito, fin da luglio, 5 luglio, quando ci siamo insediati, poco dopo. È chiaro che però anche all'interno della maggioranza c'è la democrazia, c'è il confronto. Io avevo un'idea ben chiara, la Lega aveva un'idea ben chiara già in campagna elettorale, ci siamo confrontati e abbiamo deciso di dare mandato agli uffici di poter darci una risposta su quelle che sono le criticità e quello che è possibile fare nello spostamento. Quindi a breve arriverà la risposta e quindi come lei ha difficoltà, come tanti concittadini, cioè difficoltà nel raggiungere il centro, le garantisco che a breve verrà trovata una soluzione. Ho finito il tempo, lo so Presidente, voglio soltanto dire due parole alla consigliera Mosti. Elena, dov'è? È andata via, vedi, non mi fa uscire e poi non mi ascolta, sembra che sia stato fatto di tutto. Elena, sembra che con l'amministrazione Volpi, come è già stato detto prima, siamo di essere al centro del mondo con Sky Art e quante altre cose, gemellaggio, però in realtà, come è già stato detto prima, dovete mettervi l'anima in pace e in realtà aspettare che noi ci mettiamo al pezzo ad operare e poi ci criticherete in futuro. In realtà purtroppo non è andata bene per voi. Alberti dico militarizzazione, ho già detto prima le solite risposte che ho dato Carioli e non ho altro da aggiungere, che anche sulla prostituzione ho già dato le mie risposte. Grazie Presidente. Grazie Assessore.